Chiedo al segretario il numero legale. Bene, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nominiamo gli scrutatori. Manfrin, Bonazza e Tavella. Giustifichiamo gli assenti. Bernardi, consigliere Bernardi, consigliere Tomasello, consigliere Ribetti, consigliere Pasut. Comunico che, a sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico le decisioni della riunione di capigruppo per i lavori del Consiglio Comunale. Per sintesi, si inizia, non facciamo le interrogazioni, ma si inizia da subito con l'esame delle proposte di deliberazione scritte all'ordine del giorno, fino all'esaurimento. Per le proposte di deliberazione scritte ai punti 34 e 35 dell'ordine del giorno, relative a verifica degli equilibri e contestuale variazione del bilancio e aggiornamento dei documenti di programmazione, e verifica dello statuto di attuazione dei programmi 2014, articolo 193 del testo unico e articolo 45 del regolamento di contabilità. La discussione sarà unica con votazione separata. Un attimo. Nel caso di trattazione delle proposte e delle votazioni complete prima delle 22:30, i lavori proseguiranno con le mozioni. Questo è quanto è stato deciso dalla riunione di capigruppo. Consigliere Giannelli, deve dire qualcosa? Microfono. Sì. Adesso funziona, Presidente. Signor Sindaco. Io chiedo, per fatto grave, di poter aprire un dibattito veloce, conciso, succinto, in ordine al problema che abbiamo già manifestato e tra l'altro è venuto fuori anche sulla stampa, di quello che potrebbe succedere, o anzi succederà sicuramente alla fine della settimana, quando in Regione verrà approvato un disegno di legge che prevede, come sapete, la fusione tra la S6 e l'azienda ospedaliera. Di fatto, dal nostro punto di vista, macerando la prospettiva sanitaria del nostro territorio. A questo proposito, signor Presidente, siccome lo riteniamo, e signor Sindaco, siccome lo riteniamo un fatto non grave, gravissimo, chiederemmo di poter aprire un breve dibattito e che almeno i capigruppo possano confrontarsi su questo. Io so per certo, ad esempio, che all'interno di alcuni gruppi ci sono delle posizioni a favore di questa operazione che sta portando avanti la giunta Serracchiani, non dico chi, ma chi lo sa lo sa, e a questo proposito sarebbe molto importante, premesso e non dimenticato, che spesso in Consiglio Comunale parliamo per ore di questioni, non dico meno importanti, ma meno urgenti. Perché noi lunedì prossimo potremo avere, anzi avremmo sicuramente, anzi avremo sicuramente il sindaco, ma non avremo più l'ospedale e la struttura sanitaria che auspichiamo da anni. Quindi a questo proposito, Presidente, spero vorrà farci parlare. No, scusi, consigliere, allora lei presenta la mozione? Come? Cosa chiede? Che noi abbiamo presentato una mozione, questa mozione sarà la base per fare un ragionamento assieme. Dunque, la mozione l'ha presentata adesso? No, è stata presentata questa mattina. Questa mattina, però fuori dei termini però regolamentari, evidentemente. Sì, 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 ma scusi, ho premesso che, stante l'importanza del fatto in sé, chiedo che si possa, noi lo faremo sulla base della nostra mozione, che si possa fare una discussione in Consiglio Comunale. Oggi e prima, naturalmente, come primo argomento, per fatto grave lo chiedo, non posso andare per ordine.
Consigliere, mi scusi, però lei deve comprendere, comprendiamo il fatto grave, ma deve comprendere che in violazione del regolamento siamo fuori dai termini. Potremmo eventualmente rimettere il giudizio al Consiglio Comunale, che è sovrano in questa questione. Vabbè, allora... Sì, va... Ma per capire se, allora, se questa mozione è può dirci di cosa si tratta? Sì, allora, l'ho appena... Sì, l'ha detto, sì. Allora, esiste un disegno di legge che si chiama, che è il numero 59, che sostanzialmente stravolge... Scusi. No, scusa. Dobbiamo sapere cosa... Sì. Ma per capire che cosa, ce l'hai la mozione tu? Sì. È stata distribuita? Sì, sì, è stata distribuita. Vabbè, allora è stata distribuita, adesso la... No. Allora, capisce com'è? Parliamo di aria fritta, no? No. No, ma per sapere di fare un titolo a favore e contro, almeno per il fatto grave vorremmo vederla, no? Chiediamo che in 3 minuti venga distribuita la mozione. Tu ce l'hai già? Sei capogruppo? Va bene, allora impugniamo il regolamento che in questi casi dice la mozione è inammissibile in base all'articolo 24 perché non hai crismi delle 24 ore prima della scrizione dell'ordine del giorno. Allora direi a questo punto, visto che mettiamo alla sovranità del Consiglio, di fare un intervento a favore e un intervento contro. Per l'inammissibilità della... Bene. Bene. Allora, l'intervento a favore, grazie. No, per l'ammissibilità all'ordine. Ecco. Allora, un intervento a favore. Scusi. Ecco, voglio dire, parliamo a favore o contro del fatto che si possa spendere un certo tempo in Consiglio Comunale su un argomento, grazie, su un fatto grave che sta succedendo alla nostra città barra territorio, ok? La mozione è un fatto correlato, ma di fatto noi non chiediamo di superare nessun tipo di regolamento se non quello di poter parlare per fatto grave, previsto dal regolamento. Consigliere, mi permetto un attimo, io capisco l'argomento che è interessantissimo, però un certo tempo, noi purtroppo viviamo di regolamenti. Dunque tutto diventa aleatorio eventualmente se quello che lei dice venisse applicato. Pertanto a regolamento chiediamo un intervento a favore e un intervento contro. Grazie. Ma non si parla del contenuto. L'ha illustrata il consigliere Giannelli e abbiamo capito di che cosa si tratta. Dobbiamo soltanto decidere, il Consiglio Comunale nella sua completezza deve decidere se è ammissibile questa mozione è ammissibile all'ordine del giorno o no. Perfetto. A favore della, non della mozione sull'ospedale, ma della mozione Giannelli, sull'ordine dei lavori. La mozione di Giannelli è una mozione sull'ordine dei lavori, come lei giustamente richiama. E prassi consolidata di questo Consiglio consentire che l'ordine del giorno sia modificato su decisione dell'Aula via più della conferenza dei capigruppo nella misura in cui si tratta di argomenti che evidentemente il Consiglio ritiene pregnanti e interessanti rispetto al dibattito consiliare. Le ragioni che Giannelli ha addotto prima, che sono giustificate da una gravità della situazione attuale, derivano da un'urgenza che probabilmente sfugge alla percezione dei più per la circostanza non banale che in questi giorni, esattamente da domani, credo, il Consiglio regionale inizierà la discussione sul disegno di legge 59 avente ad oggetto il riordino e la riforma del servizio sanitario regionale. Il riordino istituzionale che ha delle conseguenze importanti per il territorio della provincia di Pordenone, per la città di Pordenone, e credo che le ragioni dell'urgenza per cui
il regolamento talvolta può essere anche considerato come un indirizzo, ma non visto in modo così forte e stringente, le ragioni dell'urgenza siano giustificate dalla concomitanza di un iter procedimentale legislativo i cui effetti ricadono su questa città, sulla salute della gente, sulla salute delle persone. Io non voglio qui usare toni eccessivamente drammatici, però è mio così, sensibilità, così come sensibilità del mio gruppo, chiedere che il comune, l'amministrazione comunale, il signor sindaco in prima persona, perché il senso della mozione che noi vorremmo far discutere, anche utilizzando, ecco, la conferenza dei capigruppo, se si riunisce con molta semplicità, in pochissimo tempo potremo sbrigare questo argomento, perché il dispositivo della mozione è un dispositivo assolutamente ampio, non è, diciamo, vincolante o pericoloso per qualcuno, ma mette in sicurezza con un mandato forte che diamo all'amministrazione comunale per vigilare affinché la continuità dell'azienda ospedaliera di Pordenone sia mantenuta. Questo Consiglio Comunale non può non prendere una decisione rispetto a una semplificazione che verrà decisa tra pochi giorni in Regione Friuli Venezia Giulia, dove verrà liquidata l'esperienza dell'azienda ospedaliera di Pordenone. Questo è il tema. Ricordatevi che nel 1994 sono state raggiunte quasi 20.000 firme in questa città, votate anche dai cittadini non di Pordenone, per l'istituzione dell'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli, avvenuta con legge 12 del 1994. Sono passati 20 anni, qualcuno ritiene che questo meccanismo istituzionale sia superato, noi riteniamo di no, riteniamo che non ci siano sufficienti garanzie in ordine alla perequazione delle risorse, perché questa legge non le prevede, ma qui entreremo nel dettaglio di una mozione che, ripeto, è stata concepita per dare mandato all'amministrazione comunale, quindi al signor sindaco in prima persona, per garantire la continuità e vigilare sul presidio e su ciò che a carte coperte, perché guardate bene, guardi signor sindaco, io non sto scherzando, l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale di fatto ha una filosofia, io non nego che abbia una sua pregnanza, una sua valenza, che ispira questo disegno di legge, però guardate che tutte le funzioni sono nascoste dentro una delibera di giunta che verrà definita dalla giunta regionale, non sono portate all'ordine del giorno, cioè non sono visibili come le schede inizialmente prevedevano nell'accompagnare la prima stesura del disegno di legge 59. Quindi io credo, e se io fossi il sindaco, l'amministrazione comunale di Pordenone, mi porrei questo problema e avrei bisogno di un mandato da parte del Consiglio Comunale perché questa vigilanza ci sia, un mandato politico, che non significa escludere e dire no a quel disegno di legge, significa avere un mandato politico chiaro e preciso da parte di tutte le forze del Consiglio Comunale che gli dicono: caro signor sindaco, lei può trattare direttamente con l'amministrazione comunale perché noi non vogliamo disperdere quella che è la complessità che abbiamo raggiunto in questi anni. Questo è il senso della mozione di Giannelli. Chiudo, invito i consiglieri comunali a considerare questa cosa. Potremo, attraverso una conferenza di capigruppo che rapidamente si può convocare, contenere il dibattito in pochissimo tempo, perché la mozione, se lei avrà, come credo, cura di leggere, è sufficientemente ampia, direi ecumenica, per comprendere anche la posizione di chi sta al governo con la Serracchiani. Bene, un intervento contrario, contro. Grazie. Grazie Presidente. Allora, più volte ormai negli ultimi anni abbiamo proprio parlato dell'ordine del giorno, no? Di modificarlo addirittura all'interno della discussione di capigruppo, no? Parlo dell'ordine del giorno più che altro della graduatoria così chiamata delle mozioni e ogni volta ci siamo bloccati su questo. Sia da parte della maggioranza ha fatto le proposte di anticipare mozioni per la maggioranza importanti, sia l'opposizione, mi ricordo più volte
stesso consigliere Ribetti che ha, si è offeso su questo, no? E a noi ci trova d'accordo nel caso in cui la motivazione grave di spostare una mozione in avanti, anzi siamo stati noi a proporlo più di una volta. La cosa che a noi non va bene è che lo si utilizza soltanto quando lo si vuole, io uso questa parola in maniera strumentale, e dico questo per un motivo, perché era molto urgente, era un fatto grave, come detto dal consigliere Giannelli e anche dal MAS, che però in capigruppo, cioè martedì, l'altro giorno, questo non è stato discusso. E quindi lo vedo più un fatto grave politico in questo caso, non un fatto grave per la città, perché sennò a capigruppo si poteva tranquillamente discutere di questo e poi non so come sarebbe comunque andato a finire, ma comunque sarebbe parlato. Poi io torno al mittente, al discorso che se noi non votiamo a favore questa mozione, se non anticipiamo questa mozione, la sensibilità della maggioranza e quindi dell'amministrazione verso questo tema importante viene a cadere. Non è vero. Abbiamo fatto una commissione non più tardi di 10 giorni fa, no? Dove chiunque dei consiglieri poteva intervenire, e mi ricordo l'intervento soltanto del consigliere Dalmas e del consigliere Lo Perfido. Quindi insomma, adesso io capisco che il tema è assolutamente importante, e io posso tranquillamente dire, anche andando sul contenuto, che noi, posso parlare penso per la maggioranza, siamo convinti che la riforma vada bene e non penalizzi, a differenza di quello che c'è scritto nella mozione, ma non entrando neanche in merito in questo, crediamo che questo sia un modo per strumentalizzare la cosa, perché se era talmente grave martedì o in commissione pochi giorni fa si poteva tranquillamente parlare e ragionare in maniera diversa. Quindi no, beh, insomma, le cose si sapevano, ed è venuto addirittura l'assessore regionale apposta e abbiamo parlato proprio di questo anche. Quindi signori, per noi, signori, lasciate parlare consigliere Bianchini, per cortesia. Quindi ecco, ed è per quello che noi bocciamo questa richiesta. Non sul merito, anche se ovviamente sul merito noi siamo convinti che questa riforma è più che corretta e non penalizza il territorio, ma anche sulla forma. Grazie. Grazie consigliere Bianchini. Sì, sull'intervento c'è stato anche quello del consigliere Franchin e anche del BEN, mi ricordo perfettamente la commissione. Ah, vabbè. Del BEN penso che sia da parte della posizione in questo momento. Comunque io ritengo di aver interpellato l'assemblea comunale e pertanto ritengo superflua la riunione di capigruppo, ma vorrei porre in base al dispositivo l'espressione all'aula su questo argomento. Dunque andrei alla votazione se accettare ciò quanto proposto da Giannelli, perché è più suprema l'assemblea su questo argomento visto l'importanza. Ecco, solo per quello. No, non c'è nulla da dire. Abbiamo sentito un intervento a favore e uno contro. Ma stiamo parlando di applicazione di un regolamento, non di discussione. Dell'avere esteso la mia presenza. Comunque io sono convinto, signori consiglieri, non blocchiamo i lavori di questo consiglio, per cortesia, andiamo dall'espressione del voto e direi al segretario di dare via alla votazione sull'argomento, sugli interventi appena sentiti. Dichiaro aperta la votazione, grazie. Chiudo la votazione, diamo il risultato. Allora, presenti 35, votanti 33, maggioranza 17, favorevoli 8, contrari 22, astenuti 3. Bene. Passiamo all'ordine dei lavori come stabilito dalla conferenza di capigruppo.
Passiamo alla trattazione della illustrazione e discussione unica, votazione separata per le proposte di deliberazione numero 34/2014, che recita verifica degli equilibri e contestuale variazione di bilancio e ad aggiornamento dei documenti di programmazione. La numero 35, sempre 2014, verifica dello stato di attuazione dei programmi 2014, articolo 193 del testo unico e articolo 45 del regolamento di contabilità. Passo la parola all'assessore Mazza. Un po' di attenzione, grazie. Grazie. Grazie Presidente. Noi in Comune Pordenone abbiamo approvato in quest'Aula nel marzo di quest'anno il bilancio di previsione 2014. Come di consueto, entro il mese di settembre vi è una verifica degli equilibri di bilancio e vi sono le contestuali variazioni che si vanno a proporre. Qual è, diciamo, le modalità con la quale l'amministrazione intende proporre a questo Consiglio questo modello di variazioni? Cioè, cos'è successo in particolare da marzo a settembre? È successa una cosa molto importante che ha prodotto la Regione. La Regione ha maturato un avanzo di amministrazione importante. Di questo avanzo di amministrazione 34 milioni di euro sono stati distribuiti ai comuni. Questo avanzo di amministrazione per noi vale un trasferimento nuovo che non avevamo prima, quindi di 1.843.000. E qual è la scelta che propone l'amministrazione, la giunta, l'esecutivo al Consiglio Comunale rispetto a questa risorsa importante che abbiamo oggi a disposizione? La prima scelta è quella di trovare delle soluzioni rispetto ad alcune mancate entrate che sono importanti, che poi andrò a elencare. Nello stesso tempo, noi a marzo, non avendo ancora cognizione di questo avanzo, quindi non avendo a disposizione questa risorsa, abbiamo dovuto approvare un bilancio anche facendo dei tagli importanti. Nello stesso tempo, secondo questo esecutivo, c'è bisogno anche di mettere da parte alcune risorse perché nell'anno 2015 noi riusciamo ulteriormente a ridurre la pressione fiscale nei confronti della nostra comunità, dei nostri cittadini. E allora la scelta è proprio di andare in queste tre direzioni, con equilibrio, senza voli pindarici, ma trovando una soluzione che mantenesse gli equilibri di bilancio, quindi rispondesse alle mancate entrate disponendo di risorse che vanno a coprire questa mancata entrata, dando spazio in particolare a tutte quelle risorse che abbiamo tagliato perché necessarie per rispondere agli equilibri di bilancio di marzo, che riguardavano molte associazioni, molto volontariato, molte attività che facevamo e che abbiamo in qualche maniera contenuto proprio per verificare se nel corso dell'anno si riuscivano a trovare risorse per ridare ancora linfa vitale alla nostra comunità, al nostro territorio, aiutare anche i nostri servizi utilizzando il volontariato sociale, volontariato culturale, volontariato sportivo. Questi sono i tre ordini di indirizzo verso il quale andiamo a dare delle risorse, perché si possa mantenere quella linfa vitale a favore della nostra comunità e che siano un modo per coadiuvare anche l'erogazione di servizi pubblici che talvolta senza il volontariato avrebbero dei costi molto superiori. Partiamo prima con quelle che sono le esigenze di coprire le mancate entrate. Allora, noi registriamo, ad esempio, sulla TASI avevamo previsto un'entrata di 6.600.000. La prima rata scadeva in un primo tempo a giugno, l'abbiamo spostata la scadenza a luglio. Perché l'abbiamo spostata allora? L'abbiamo spostata perché in tutta Italia
e soprattutto nella nostra provincia nessun comune aveva ancora deliberato la tariffa, l'aliquota della TASI. Conseguenza di questo, anche coloro che sono i centri di assistenza fiscale ci avevano manifestato dei ritardi proprio nella capacità che loro avevano di elaborare quelli che sono i modelli F24 che servivano per i pagamenti, pur essendo molto semplice la TASI a Pordenone. Però ovviamente un conto è che i programmi arrivino da Roma, che coprano tutto il territorio nazionale, un conto è che si concentrino esclusivamente su una provincia, su un comune di Pordenone. Quindi lì abbiamo maturato dei ritardi, il centro di assistenza fiscale ci ha detto proviamo a ritardare, abbiamo ritardato di un mese, portato a luglio, e questo ha soddisfatto anche le loro esigenze, le loro richieste, e hanno dato l'opportunità di compilare i modelli anche per i cittadini della nostra città, cosa che stanno facendo adesso i CAF per tutto il resto del territorio provinciale. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che noi abbiamo registrato nell'erogazione della prima rata un minor gettito rispetto ai 3 milioni e 3 che ci saremmo aspettati, abbiamo registrato un'entrata di 3 milioni di euro. Ma abbiamo fatto anche un'analisi, teoricamente noi quindi dovremmo registrare nella rata del mese di dicembre un'entrata inferiore di 600.000 euro. Però abbiamo cominciato ad analizzare un pochettino i dati delle entrate, dei pagamenti che ci sono state, facendo dei campionamenti per verificare effettivamente perché c'era stato un ammanco di questo tipo. E abbiamo verificato che l'ammanco risponde al fatto che molte persone, proprio perché non c'era questa clamore della notizia della TASI, questa diffusione di questa notizia a livello nazionale, distrattamente non l'hanno pagata. Noi abbiamo registrato nel mese di agosto, nel mese di settembre, ulteriori pagamenti che avvenivano perché man mano che una persona si ricordava, telefonava, capiva, cominciava a pagare quel bollettino lì. Facendo un'analisi complessiva, noi riteniamo che prudentemente dovremmo attestarci a fine con la seconda rata sui 6 milioni e 3, quindi con una differenza rispetto alla previsione di 300.000 euro in meno. E quindi questa è la prima sostanziosa in meno, 6 milioni e 6, invece prevediamo adesso 6 milioni e 3, quindi 300.000 euro in meno. Questa è una stima prudente che facciamo per rendere anche credibile, diciamo, questa entrata e soprattutto per avere con questo l'avallo dei revisori che ai quali dobbiamo rispondere rispetto alla certezza delle entrate. Vi dico questo perché molto spesso, con le contabilità che c'erano, il prossimo anno è molto più difficile, molto spesso si sono sopravvalutate le entrate, non per questo si sottovalutavano le spese, e di conseguenza qualche comune, anche non molto lontano, ha avuto grossi problemi di bilancio. I default finanziari dei bilanci comunali poi si riversano direttamente sulla comunità, che si vede alzare dai commissari completamente quelle che sono le tariffe messe al massimo, o interviene come al solito lo Stato e che cerca di ripianare alcuni ammanchi. E noi invece virtuosamente cercheremo di prevedere un'entrata in meno, ma purché questa entrata sia certa. Oltre a questo abbiamo anche una diminuzione di altre entrate, ad esempio nella previsione dei parcheggi facciamo una correzione rispetto a 1.130.000 euro, di 90.000 euro in meno nel sistema di parcheggi, anche grazie al fatto che abbiamo fatto una agevolazione a favore del commercio, a favore della città, rendendo gratuiti i parcheggi del sabato pomeriggio. Quindi questo è stato un ammanco che in qualche maniera avevamo previsto, noi l'abbiamo anche in qualche modo sopravvalutato, in questo caso in maniera prudente. La stessa cosa riguarda invece un aspetto che poteva comportare un'entrata di 200.000 euro, che riguardava l'apertura della stazione delle Corriere, quindi il fatto che ci fossero una concessione a favore del comune, dalla quale concessione dovevano derivare delle entrate che stabilisce con un'aliquota, con una tariffa, diciamo, a passaggio la provincia, e che determinava un'entrata stimata ancora a marzo sui 200.000 euro. Anche questa entrata, pur essendo finiti i lavori, pur essendo in grado di recuperare qualcosa, noi pensiamo
che entro fine anno la dobbiamo prudentemente togliere. Tutto questo ci consente di dire che un terzo, diciamo, di quel avanzo di amministrazione che ci mette a disposizione la Regione lo occupiamo per prudentemente coprire le eventuali minori entrate che, come entrate principali, li ho riassunto, perché ci possono essere anche, ce ne sono anche altre, per esempio quelle della locazione delle antenne di telefonia, più varie restituzioni che facciamo che hanno comportato ancora minori entrate. Comunque un terzo lo occupiamo lì. L'altro terzo del nostro avanzo, diciamo, lo utilizziamo per definire alcune spese che avevamo tagliato nel mese di marzo, ma che oggi possiamo ripristinare. Sono, vi dicevo prima, in particolare contributi per convenzioni che mantengono con le associazioni sportive quelli che sono i nostri impianti sportivi. Vabbè, ci sono spese anche minori, per esempio abbiamo dato la possibilità di aumentare quella che è la dotazione finanziaria per l'acquisto del vestiario per la Polizia Municipale. Abbiamo maggiori spese per manifestazioni, mostre e convegni, 15.000 euro. Non vi ricordo che abbiamo fatto questo intervento qua sulla galleria, sulla galleria Bertoia, si chiama galleria, sì. Più abbiamo alcuni maggiori trasferimenti per associazioni e anche altre attività culturali. Anche qua rientrano quelle spese che abbiamo fatto durante l'estate, anticipato durante l'estate, per quel che riguardava le manifestazioni culturali dell'estate in città, e andiamo a mettere anche in sicurezza tutto quello che ci sarà fino a dicembre, compresi quelli che sono i tradizionali festeggiamenti per Natale, per Capodanno. Ulteriori contributi vanno per le manifestazioni dello sport del tempo libero, altri per trasferimenti ad associazioni e enti che, vedi, chi ci fa il trasporto di persone che hanno difficoltà di mobilità, quindi quelle associazioni sempre di volontariato che danno questo contributo importante per i nostri servizi. In più andiamo a irrobustire quelli che sono i finanziamenti che avevamo resi al minimo per quel che riguarda alcune manutenzioni. Faccio soprattutto riferimento alle manutenzioni stradali, faccio riferimento ad alcune spese che servono per la pulizia di fossi e canali che avevamo proprio contenuto in quella fase e che oggi siamo in grado di liberare per garantire quelle che sono le normali attività che tutti gli anni abbiamo fatto e che quindi facendole venir meno ovviamente renderemo più difficile poi le manutenzioni anche negli anni successivi. Oltre a questo, quindi, queste spese che abbiamo liberato, che valgono circa 454.000 euro, ci sono altre ulteriori spese. Come sempre arrivano alcuni conguagli degli anni precedenti relativamente sempre a Enel, quindi illuminazione, riscaldamento, e quindi li abbiamo in qualche maniera irrobustiti per fare fronte fino a fine anno. E queste sono, diciamo, per le utenze valgono da sole 130.000. Quindi vedete che un altro terzo lo abbiamo occupato per maggiori spese, ma con le motivazioni che io vi ho detto fino adesso. 130.000 euro per le utenze. Utenze significa illuminazione pubblica e significa in particolare riscaldamento. Qualcosina di telefoniche, ma molto limitato. Sulle telefoniche non abbiamo avuto in più rispetto a quelli che abbiamo previsto ancora a marzo. Quindi gli uffici mi fanno una richiesta. Allora, quei 210.000 euro sono riferiti al fatto che noi avevamo impegnato e firmato un contratto con la ditta per l'illuminazione pubblica delle strade. In quel caso noi avevamo firmato un contratto che però non teneva conto, e non abbiamo tenuto conto allora, l'abbiamo sistemato però a marzo, di alcuni precedenti aumenti di costi di energia elettrica
che dovevamo conguagliare con la ditta. L'abbiamo fatto a marzo e previsti a marzo. Queste sono altre cose, soprattutto illuminazione degli edifici più che illuminazione pubblica. Su quelli siamo in linea con le previsioni. Vi dicevo due terzi. Dove abbiamo impegnato l'altro terzo delle risorse che ci ha, diciamo, generosamente dato la Regione? Vi ricordo che queste risorse la Regione le ha ripartite saggiamente in due anni. Una parte ce le ha date per il 2014, un'altra parte ce le darà nel 2015. Quindi, quando faremo il bilancio di previsioni, già potremo contare su questo tipo di avanzo che l'amministrazione dedica al 2015 e ci permette in qualche maniera di partire, diciamo, in maniera molto più senza l'handicap, diciamo, che abbiamo avuto quest'anno. L'altro terzo dove lo utilizziamo? L'altro terzo lo mettiamo da parte, vi dicevo, lo mettiamo da parte perché innanzitutto creiamo un fondo, si chiama Fondo di Svalutazione Crediti. Voi sapete che nei piani finanziari che noi facciamo per determinare la tariffa sui rifiuti, noi nel piano finanziario dobbiamo anche definire quali sono le mancate entrate dell'anno precedente. E sapete che comunque, anche in relazione ai particolari momenti economici e sociali che stiamo vivendo, qualche mancata entrata rispetto alle bollettazioni che emettiamo c'è sempre. Questa mancata entrata dovrebbe essere a carico degli utenti virtuosi, di fatto, perché vanno caricati nelle bollette degli anni successivi. Di fatto, con questo fondo, noi in qualche maniera mettiamo in salvaguardia un fondo di svalutazione crediti, non lo caricheremo sugli utenti del prossimo anno e quindi dovremo avere una ulteriore graduale riduzione della tassa rifiuti che, accompagnata da alcune modifiche del servizio che stiamo facendo, dovrebbe produrre altri risultati virtuosi come li abbiamo prodotti quest'anno. Vi ricordo che quest'anno, oltre al famoso fondo di solidarietà che abbiamo istituito con il bilancio di previsione di 250.000 euro per quelle categorie che avevano avuto grandissimi aumenti in percentuale in funzione della loro produzione di rifiuti, ecco, questo fondo di fatto ha permesso una abbattimento di quelle che sono le bollette per la tariffa rifiuti di queste categorie del 44%, ma nonostante questo, anche grazie alla riduzione dei 30 centesimi che lo Stato non ci chiede più per metro quadrato, in parte compensato da quella aliquota che dobbiamo alla provincia, però in parte siamo riusciti comunque, attraverso dei risparmi di gestione e questi 30 centesimi in meno, a fare una riduzione che mediamente misuriamo intorno al 10-12% sulla tariffa rifiuti di quest'anno, che si chiama Tari, come sapete. Ecco, vorremmo continuare con questo percorso virtuoso anche il prossimo anno, un po' limando le spese di gestione attraverso riorganizzazioni, un po' mettendo da parte questi 100.000 euro che serviranno per questo. L'altro importo importante è determinato da quello che ci chiederà lo Stato per l'IMU. Solitamente lo Stato definisce, attraverso un calcolo che fanno al Ministero delle Finanze, qual è l'entrata dell'IMU che avremo. E sulla base di questo, dedotto quella che era la vecchia ex ICI pesata nel 2010, ci chiede il trasferimento della differenza. Questo trasferimento va da circa 12 milioni di euro, circa. Quindi sapete che quando noi chiediamo IMU, non chiediamo IMU solo per il Comune, chiediamo IMU purtroppo che dobbiamo gestire e anche riversare nei confronti delle casse dello Stato. Siamo partiti con Monti, la situazione era questa, ce l'hanno imposta, anche se io ritengo che l'autonomia fiscale di ogni ente non debba prevedere queste forme nascoste di trasferimento, perché sennò sono delle cose che poi le persone non capiscono e la colpa è sempre dei comuni, naturalmente. Beh, per quel che riguarda il calcolo dell'IMU che dobbiamo allo Stato quest'anno, sono state pubblicate dall'IFEL tre ipotesi differenti. Una che dice che noi dovremmo aver incassato 21.536.000 euro. Una che dice che ne incassiamo 22.374.000 euro. Una che dice che dobbiamo incassare 22.882.000.
Voi sapete che i rapporti con lo Stato noi non li gestiamo direttamente, li gestiamo attraverso sempre la Regione. La Regione è statuto speciale, di fatto lo Stato va nei confronti, chiede alla Regione e la Regione riversa questa richiesta ai comuni, cosa che non succede a livello nazionale, che c'è un rapporto diretto fra il Ministero dell'Economia e Finanze e direttamente ai comuni. Lì la stima che hanno fatto, che ha fatto il Ministero nei confronti dei comuni, quella che vale è quella più bassa. Se fosse così, noi avremmo già le risorse sufficienti, non dovremmo fare nessuna variazione di bilancio, nessun assestamento, perché avremmo le risorse sufficienti per trasferire l'entrata IMU, parte dell'entrata IMU allo Stato. Ma siccome la Regione non ha definito nei rapporti con il Ministero qual è l'esatto importo che noi dobbiamo dare allo Stato, e su questo ovviamente i tecnici, quelli che sono anche i revisori dei conti, vogliono che noi siamo prudenti, noi, per essere prudenti, ci attestiamo sulla seconda entrata più gravosa, non sulla terza che è ancora più alta, ma su quella più gravosa. Crediamo di essere già prudenti facendo così. Facendo così, rispetto alla bilancia di previsione del 2014, noi ci manca, che prevedeva 350.000 in più, noi ne dobbiamo mettere ulteriori 500, quindi questo disavanzo arriva a 850.000 euro in più rispetto a prima, un differenziale di 500.000 che mettiamo a disposizione adesso. Non vi nascondo che la nostra speranza, chiamiamola così, il fatto che vorremmo essere trattati come tutti gli altri comuni italiani, ci fa pensare che a novembre questi 500.000 euro di risorse, come promesso, potremo metterle a disposizione della riduzione dei tributi dell'anno successivo. Quindi sono altri 500.000 che oggi mettiamo lì e facciamo contenti i revisori, facciamo contenti quelli che sono i ragionieri, chi deve firmare il bilancio, ma nel momento che viene definito l'esatto importo, a novembre, pensiamo che questo importo possa essere almeno parzialmente liberato. Io spero ancora di più dei 500.000. Queste sono di fatto i tre... Prego? Sempre per l'extragettito. Stiamo parlando dell'extragettito IMU in questo caso. Queste sono le tre linee di direzione verso le quali abbiamo impostato questo assestamento di bilancio. Ovviamente ci sono altre cose che possiamo indicare, vi ho detto delle mancate entrate, le tre principali, insomma, no? Abbiamo avuto anche un aggravio di costi importante per quel che riguarda la discarica, in particolare per quel che riguarda il percolato. La stagione molto piovosa ha fatto aumentare moltissimo la quantità di percolato che noi dobbiamo pompare in discarica, dalla discarica, e di conseguenza aumentare moltissimo quelli che sono i costi di smaltimento. Però avevamo avuto la fortuna, l'opportunità di utilizzare una minore spesa che appartiene sempre al settore, quello del settore idrico, in particolare per quel che riguarda la restituzione dei canoni per la depurazione non dovuti negli anni pregressi. Fino adesso noi abbiamo un risparmio molto superiore, non molto, qualcosa superiore ai 250.000 euro, prudentemente teniamo lì perché magari c'è sempre qualcosa da rivedere, da assestare per quel che riguarda i conguagli per la restituzione dei canoni, ma 250.000 euro li possiamo tranquillamente spostare da minor spesa per restituzione dei canoni a maggiore spesa per quel che riguarda il percolato. Vi dicevo anche però di ulteriori spese. Ovviamente la situazione economica, la situazione sociale dal punto di vista della difficoltà delle famiglie è una situazione che sta aumentando e abbiamo questa opportunità di questa risorsa anche per coprire quelle che sono le esigenze di prima necessità per quel che riguarda le famiglie. In particolare per quel che riguarda il sociale noi abbiamo un incremento di più di 100.000 euro. 42 sono per attivare borse lavoro, che significa dare da levolare a famiglie dove non c'è difficoltà e quindi creare un reddito che gli permetta di vivere. 11.000 lo diamo per proprio assegni una tantum per
coloro che non riescono a pagare le bollette, che hanno quel tipo di difficoltà, e 45.000 li mettiamo per rette di ricovero in struttura. In particolare abbiamo avuto un aumento dei numeri, diciamo, dal punto di vista dei ragazzi, del minorenni, no? Minorenni, esatto. Minori in struttura, un aumento che ci comporta altri 45.000 euro di spesa. C'è un avanzo dell'amministrazione che applichiamo, che è obbligatorio, però è un avanzo che di fatto restituiamo ai comuni dell'ambito che avevano pagato in precedenza, soprattutto nell'anno 2013, di più, quindi è una cosa dovuta, sono 191.000 euro, che è un avanzo di amministrazione che di fatto mettiamo a disposizione di quei, proprio di quei comuni, Cordenone, Sporcia, Roveredo, San Quirino, che avevano pagato di più le loro quote di ambito. Questo ci permette di chiudere la parte corrente, diciamo, con un equilibrio, con quei 600.000 euro a disposizione che a novembre verifichiamo se possiamo utilizzarli tutti. Per quel che riguarda invece la questione degli investimenti, ci sono alcune poste che variano in funzione anche del patto di stabilità, quindi andiamo a spostare alcune spese dal 2014 al 2015 e alcuni risparmi che abbiamo li utilizziamo per alcuni finanziamenti che sono arrivati e dalla Regione e forse dalla Provincia, in particolare sullo stadio Bottecchia. Voi sapete che abbiamo fatto un accordo col Pordenone Calcio perché sostenessero le spese di primo intervento per mantenere la struttura, per permettere che la struttura, che il nostro stadio potesse ospitare partite di professionisti. Oggi la necessità è di incrementare quello che sono l'illuminazione allo stadio, che serve non soltanto al calcio, serve anche per il velodromo. Abbiamo già ricevuto un contributo della Regione per 150.000 euro. C'è un'ipotesi di contributo che sta arrivando dalla Provincia, che potrebbe darci un ulteriore spunto di altri 100.000 euro. Diciamo che con questi 250, altri 50.000 euro che mette il Comune, è di fatto l'operazione stadio la possiamo ritenere conclusa. Auguri al Pordenone Calcio che mantenga la categoria. Come? Non ho capito. Complessivamente sono l'accordo col Pordenone 240, l'accordo col Pordenone Calcio per i primi interventi, più sono 250 di contributi che ci arrivano, dovrebbero essere sufficienti per l'illuminazione. Quindi con questo abbiamo concluso. Sono 240 oggi più 250, perché ogni tanto si riesce a fare anche con meno, insomma, se ci si mette un po' di impegno. Quindi una parte gli anticipa i lavori del Pordenone Calcio, noi restituiremo per il patto di stabilità 4 rate ogni anno per 4 anni da 70.000 euro. In più ci sono questi investimenti col contributo di Provincia e Regione. 240.000 distribuito in 4 anni, 70.000 euro all'anno. 7 per 4, 28, cioè aspetta, 2,80, pardon. 7 per 4, 24, ho sbagliato io. La Regione ne mette 150, la Provincia ne dovrebbe mettere 100. Abbiamo l'inserimento di alcune poste, in particolare per quel che riguarda i parcheggi. Voi sapete che... Com'è? Dobbiamo alienare alcuni parcheggi. Per fare questo bisogna metterli anche a norma, quindi sul parcheggio Le Torri facciamo un investimento di 165.000 euro e poi procederemo all'alienazione del 50% di quei parcheggi. Parte delle alienazioni sono state fatte, parte sono state spostate al 2015, una correzione credo di 280.000 euro, 240.000 euro, che sono coperte però da maggiori entrate per quel che riguarda la vendita di loculi. Quindi abbiamo fatto questo scambio: minore entrate con alienazioni, maggiore entrate loculi, spostiamo le alienazioni nel 2015 per una parte. Vi ho distribuito in commissione, non so se è arrivato a tutti, eventualmente me lo dite, quelli che sono i cantieri che riusciamo, verso i quali riusciamo a
di fatto spendere soldi nel 2014 per stare dentro il patto di stabilità. Con questo mi pare di avervi detto tutto. Ah sì, fondo di cassa, sono 23 milioni di euro, quindi un fondo di cassa che ci dà garanzie per fino a fine anno tranquillamente, anche se ci saranno ulteriori entrate. Il fondo di cassa così elevato è determinato proprio dal fatto che noi abbiamo contenuto quelle che sono le spese sugli investimenti, di fatto le rate di mutuo si accumulano un pochettino lì, in quella parte. Speriamo che, come ha dichiarato ieri sera Renzi, ci sia un'applicazione del patto in maniera diversa nell'anno 2015 e che ci permetta di utilizzare quelle risorse che abbiamo a disposizione e che solo il patto non ci permetteva di utilizzare. Di fatto comunque nel 2014 noi riusciamo a fare investimenti tra opere pubbliche e un po' di tutto il resto, acquisto mobili, cose per le scuole, circa di 10 milioni di euro. Ovvio che gran parte di questi 10 milioni di euro sono occupati, diciamo, dalle spese che stiamo sostenendo per liquidare gli stati di avanzamento del Comando Provinciale dei Carabinieri, che vale circa 5,8 in questo momento. Credo di aver finito. Grazie, sono a disposizione per le domande. Bene, chiarimenti, grazie ai consiglieri. Chiarimenti non ce n'è? Bene. Consigliere Loperfido, grazie. Sì, per chiarimenti, Presidente. Grazie, Assessore. Mi sono segnato tutta una serie di richieste di chiarimenti. Cerco di filtrare e andare... Dunque, tra i vari costi abbiamo anche il costo per quanto riguarda le partecipate, derivante anche da quello che è il personale. Volevo vedere se era in grado di darmi, se era in grado di darmi i dati relativi al costo medio del personale di GEA, GSM e anche dell'amministrazione comunale, in modo tale da avere un termine di paragone. Poi per quanto riguarda, un dato che si dovrebbe avere a portata di mano immediato. Poi, guardi, per quanto riguarda la riduzione della tassa sui rifiuti della Tari, lei ha portato dei dati. Onestamente penso che nessuno dei cittadini abbia visto diminuirsi la Tari. Ecco, no, guardi. No. Allora, rispetto a quello che pagavano l'anno scorso e quello che pagano quest'anno, nessuno ha avuto una diminuzione della tariffa dei rifiuti. Quindi, i dati devono essere dati in modo corretto. Quindi, allora porti l'esempio, dica, la stessa famiglia l'anno scorso pagava tot, il comune metteva tot. Guardi. A verbale. Cito questo esempio per molti altri, perché mi ha visto direttamente protagonista. In un dibattito su Facebook l'altra sera una signora ha scritto di aver pagato il 35% in più e ho chiesto per verificare se non ci fosse stato fatto un disguido, un danno a suo carico, all'ufficio di verificare, ed è risultato che invece ha pagato molto in meno e che non aveva considerato nel suo calcolo la somma dei tre bollettini che sono arrivati l'anno scorso, i primi due di Equitalia, il secondo la F24. Ecco, molti utenti l'hanno verificato, anche gli uffici, in relazione a tutte le richieste e le sollecitazioni che gli arrivano. Sì, glieli diamo. Ma per citarlo un caso diffuso, che molti utenti si dimenticano di sommare i tre bollettini e quindi gli sembra di aver pagato di più, ma in realtà non è così. In quest'aula ce ne sono presenti uno, due, la giornalista, la tre, quattro, che tutti erano convinti di aver pagato di più, poi quei dati... Non racconto bugie. Sì, non racconto bugie. Signori, scusate. Andiamo con ordine. Facciamo richieste di chiarimenti, poi gli assessori si preparano e rispondono a termine di chiarimenti. Grazie.
parola al consigliere Lo Perfido, per favore, grazie. Poi, assessore, sempre per quanto riguarda costi di gestione, ma io li chiedo in consiglio comunale, ho chiesto determinati costi, cioè è così difficile? Lo prendete dal sito e me lo riferite? Molto. Presidente, posso continuare? Assessore, per quanto riguarda i costi di gestione, avevamo detto tempo fa che saremmo andati avanti in modo celere per quanto riguarda lo spostamento degli uffici, in via Bertossi, in modo tale da riuscire ad avere anche un determinato risparmio. Al momento come siamo? Perché se riguarda la gestione, una gestione economica delle risorse, di questo si ha qualche notizia? Ci sarà un risparmio? A partire da quando? Perché ne avevamo parlato ad aprile di questa cosa e ancora mi sembra che siamo in alto mare. Come per quanto riguarda l'autostazione? Adesso dobbiamo mettere da parte l'idea che potremo incassare 200.000 euro dal pedaggio, perché ancora non è come dice lei che i lavori sono terminati. I lavori ancora non sono terminati, altrimenti avremmo potuto fare il collaudo. Allora, guardi, se è stato fatto il collaudo la scorsa settimana, parlerò con un membro dell'amministrazione in modo personale, perché non ero stato informato di questa cosa, con una conversazione avuta dopo la vostra giunta di venerdì. Quindi, se è stato fatto venerdì, ben venga, sono contentissimo. Sì, no, nel senso, se è stato fatto, benissimo, quindi vuol dire che possiamo iniziare anche a incassare il pedaggio allora, perché è tutto quanto pronto. Ecco, bene. Perché questi sono soldi che da una parte o dall'altra mancano nelle casse dell'amministrazione comunale. E quindi se iniziamo a risparmiare, a fare attenzione a questi piccoli gruzzoletti, 200.000 da una parte, 300.000 dall'altra, forse potremo veramente abbassare ancora di più le tasse. Quindi mi aspetto dei dati precisi. Grazie. Vediamo se c'è qualche altro chiarimento che magari è simile. Altri chiarimenti? No, grazie. Allora risponda, assessore. Grazie. L'unica cosa che mi riservo è sui costi del personale, mi dia la possibilità di tirarli fuori, poi glieli faccio avere, spero, nel corso della seduta, assolutamente. No? Per quel che riguarda la tassa rifiuti, è vero, molte persone sono venute e proprio qualcuna diceva, ma guardate che io pago più dell'anno scorso. L'anno scorso, per motivi organizzativi, purtroppo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un acconto sulla TARSU dell'anno precedente, l'abbiamo fatta a settembre. E poi abbiamo applicato la TARES a novembre. Allora, abbiamo pagato queste due, l'acconto e poi il saldo, in maniera tale che le persone non si sono accorte, l'hanno preso soltanto quello di settembre. E se uno vede il dato di settembre, che è la differenza tra TARSU e tari di adesso, effettivamente c'è un aumento. Però se lei vede la differenza fra tares e tari, c'è una diminuzione del 10%, proprio perché quello che è successo, più la cifra, allora quella che ha messo i 250.000 euro hanno ribassato solo alcune categorie, quelle che hanno avuto aumenti notevoli perché avevano una produzione di rifiuti calcolata da un decreto ministeriale molto elevata. Sto parlando delle fiorerie, del frutta e verdura, dei bar, dei ristoranti. Questi avevano. Su quelli siamo intervenuti dopo che c'è stato effettivamente un problema, ci siamo resi conto che c'era un aumento così repentino alla quale dovevamo dare una risposta. Quel contributo di solidarietà ha permesso oggi di avere una diminuzione, quasi un dimezzamento della tassa rifiuti dell'anno precedente. È chiaro che quella dell'anno precedente, pur a rate, la stanno continuando a pagare, però quest'anno il segnale è stato molto forte, 44% in meno, un segnale importante, riconosciuto. Per tutti gli altri siamo riusciti a limare qualcosa, quindi la diminuzione, vediamo cosa mi... Le telifere deliberate determinano che al metro quadrato abbiamo fatto un po' meno. E il risultato
e il risultato glielo farò avere, vediamo se c'è qualcuno di tributi, li faccio avere due o tre casi in maniera che lei ne possa essere consapevole, insomma, d'accordo? Per quel che riguarda, dopo le altre domande, spostamento uffici via Bertossi, vero, noi il patto di stabilità ce l'avevamo e quindi quello ci impediva di fare l'intervento subito, perché non avevamo le risorse, cioè le avevamo le risorse, le avevamo finanziate, ma non avevamo la possibilità di spenderle. Di fatto, la possibilità di spenderle l'abbiamo trasferito nel 2015, primi mesi. Nel frattempo abbiamo approvato progetti, faremo la gara, in maniera che già con i primi mesi del 2015 siamo in grado di appaltarlo il lavoro, di farlo subito. Quando sono previsti, Flavio, la fine dei lavori? Allora, i lavori di via Bertossi inizieranno credo gennaio, dovrebbero essere pronti a partire. Noi stiamo terminando in questi giorni, per cui molto probabilmente, non ho la certezza matematica, ma molto probabilmente venerdì in giunta approveremo il progetto definitivo esecutivo. Questo significa che sostanzialmente immediatamente dopo partiremo con la gara ed è ipotizzabile che i primi giorni del 2015 inizieremo i lavori. I lavori dovrebbero terminare entro il mese di maggio, massimo i primi di giugno del 2015, per cui noi saremo pronti al trasloco degli uffici con con la metà dell'anno, prima dell'estate. Tenete conto che una parte degli uffici si potrebbe già iniziare a trasferirli mentre c'è l'attività dei lavori, perché il grosso dei lavori si svolgono al piano terra di via Bertossi, mentre la parte di sopra ha già degli spazi che basta solo riorganizzarli. Questi sono i tempi. È chiaro che le problematiche che vi spiegava l'assessore Mazzer, che sono quelle del patto di stabilità, sono indipendenti dalle nostre volontà, nel senso che ovviamente avessimo avuto la disponibilità di quegli spazi finanziari già quest'anno, probabilmente avremmo accelerato i tempi e avremmo terminato, perché comunque è indubbio che è anche nostro interesse come amministratori risparmiare i soldini che abbiamo messo a bilancio. Scusa? Ma io ho fatto dei calcoli puramente di puro risparmio, chiudendo a chiave due edifici, io faccio questa metafora, chiudo a chiave, indicativamente siamo intorno ai 40.000 euro all'anno, tra energia, e riscaldamento, contratti di manutenzione, pulizie e tutto quello che ne consegue. Stiamo parlando di due edifici che sono l'attuale Palazzo Crimini, dove c'è l'ufficio ambiente e parte della mobilità, e l'attuale anagrafe. È chiaro che il risparmio del Palazzo Crimini potrà essere immediato, perché potremmo trasferire quasi subito gli uffici in via Bertossi. Il risparmio del palazzo dell'attuale anagrafe avverrà solo nel momento in cui noi trasferiremo l'anagrafe in questo edificio, ma che sarà conseguente al trasferimento dell'urbanistica e edilizia privata in via Bertossi, per cui i tempi non sono corrispondenti. Cioè il risparmio c'è, le tempistiche sono quelle che vi ho detto. Poi sarebbe bello con uno schiocco di dita, ma non è così. Posso dire una cosa rispetto all'autostazione? L'autostazione, diciamo che i tempi, i lavori sono terminati, manca solo l'installazione del cancello di accesso alla parte sotterranea dove ci sarà la sosta delle biciclette. Il collaudo è stato fatto esattamente venerdì, può sembrare una battuta ma è così. Per cui a tutti gli effetti la realizzazione dell'autostazione con l'installazione del portone, diciamo, d'ingresso è terminata. Per quanto riguarda invece l'affidamento in gestione, questa è una cosa che sta seguendo l'assessore Zille con la mobilità, per cui eventualmente lascio a lui se c'è necessità di chiarimenti ulteriori. Volevo solo far presente una cosa. Già con questo assestamento spese di personale diminuiscono. Vi ha detto l'assessore adesso la modalità con la quale andremo a occupare via Bertossi. Certo c'è un ritardo, ci sarà un ritardo perché prima di spostare l'anagrafe bisogna sistemare questo edificio, la sede principale, perché se vogliamo creare uno spazio per ricevimento di chi ha bisogno con degli sportelli adeguati e che possano lavorare in maniera sinergica, c'è bisogno di sistemare qualcosa qua. Nel frattempo c'è da lavorare anche sul San Francesco, dove si sono spostate alcune associazioni e abbiamo la possibilità
di recuperare degli spazi in maniera sinergica, proprio perché le persone lavorino insieme. Il fatto che ci diminuisca il personale e che non lo sostituiamo significa che bisogna operare in maniera diversa. La sinergia di far lavorare insieme delle persone determina anche la possibilità di mantenere l'organizzazione e risparmiare tempi e quindi risparmiare in quel senso risorse umane. È una cosa importante alla quale ci crediamo, serve del tempo per arrivarci, ma ci stiamo arrivando. Vi facevo notare 50.000 euro in meno di personale ci sono anche in questo assestamento, per quanto poco. Anche perché non abbiamo attivato le posizioni organizzative per tempo, ci sono stati anche lì dei ritardi sui criteri, va bene, però questo viene registrato anche con un risparmio. Altro, è sufficiente la spiegazione, salvo quella sul costo medio del personale che glielo fornisco appena ce l'ho. Ma per chiarimenti o per interventi? Chiarimento? Prego, consigliere Cabiba. Sì, grazie Presidente. Mi scuso, ma non essendo in commissione bilancio, forse erano più domande da fare in commissione, ma vedo qui nel testo della delibera un finanziamento per la sistemazione dell'area pubblica sovrastante il parcheggio del condominio Le Torri, volevo capire di che cosa si trattasse, e poi per quanto riguarda invece il campo di via Peruzza, se lo stanziamento di questi 100.000 euro con contributo regionale significano anche l'inizio dei lavori oppure è soltanto, diciamo, uno stanziamento e quando è prevista l'inizio dei lavori? Bene, parola al consigliere Lopera. Sì, sì, precedentemente abbiamo parlato diverse volte della possibilità di ottenere fondi PISUS per intervenire in città. C'è qualche novità a riguardo? Possiamo aspettarci qualche finanziamento che faccia partire qualche opera? Siamo... Sì, le novità è che la Regione ha intenzione di sbloccare alcune cifre, ancora non sappiamo quali. Però c'è un'intensa attività di lavoro tra i funzionari della Regione e i comuni che hanno il finanziamento PISUS proprio per poterlo attivare nel 2015. Ricordo che questi finanziamenti sono stati spostati sul PAC, per cui sia l'esecuzione dei lavori e la relativa rendicontazione viene spostata, questo per opera della Regione, chiaramente al 2019. E quindi ci sarà una... sì, perché la scadenza del Porfer era nel 2014. Sono stati spostati nel PAC e quindi la possibilità in un... Ecco, quindi dai dati che ho io sono questi, che nel 2015 la Regione dovrebbe... erogare, perché anche la Regione ha aspetti relativi al patto di stabilità e per cui l'assegnazione dovrebbe, uso questo termine in base agli indirizzi che base a questi indirizzi, ma anche quella che sarà la rendicontazione, ripeto, viene spostata al 2019. Grazie Presidente. Parcheggio Le Torri. Parcheggio Le Torri è nel piano delle alienazioni del 2014. Per vendere un parcheggio bisogna che il parcheggio sia a posto però, nel senso che abbia tutti i crismi della sicurezza, dal punto di vista dei vigili del fuoco e queste cose qua. Dobbiamo fare dei lavori di adeguamento perché quel parcheggio, che è un parcheggio sotterraneo, se non ha dei requisiti di sicurezza per i vigili del fuoco non può di fatto essere ceduto, perché non si può vendere un parcheggio che non abbia requisiti, che non è a posto con le regole, insomma. E quindi questo investimento ha il fine di sistemarlo, perché abbiamo l'obbligo che lo vendiamo, dobbiamo sistemarlo. Dopodiché è nel piano delle alienazioni di la vendita del 50% di quei parcheggi lì, non del 100%, 50% in questo momento. Via Peruzza.
prudentemente, io avrei venduto tutto, ma un po' alla volta, va bene? Ok. Via Peruzza invece, Via Peruzza abbiamo 100.000 euro. La storia del contributo di Via Peruzza è un contributo che il Consiglio regionale, per opera del, riconosciamo il merito, dell'allora consigliere fratello di Pedicini, il consigliere Pedicini, riesce a ottenere, a dare al Torre Calcio, direttamente. In quel, come abbiamo fatto in situazioni diverse per la polisportiva di Villanova, per quel che riguarda la copertura della palatenda, come l'avevamo fatto in precedenza per il Torre, anche lì per il Palaviola si chiama quello lì, no? Ecco. Succede che improvvisamente la regione dice così non si può più fare, non possiamo dare contributi alle associazioni direttamente, dobbiamo darli al comune perché è proprietario il comune dell'impianto, quindi il comune è destinatario di questo contributo. Ovviamente a noi non possono darci un contributo di 700.000 euro in 20 anni, no? Pagando a rate, col patto di stabilità per noi è impossibile utilizzare minimamente quelle risorse, saremmo stati bloccati. La regione ci dice allora ve lo diamo un po' alla volta. In conto capitale, ci dà 100.000 euro sui 700 in conto capitale, con i 100.000 euro riusciamo a fare un'operazione già importante, nel senso riusciamo a spostare la cabina dell'Enel e ampliare il campo di allenamento, predisporlo diciamo per il campo, per fare la pavimentazione, l'erba sintetica, campo sintetico, e fare anche tutte le recinzioni per adeguarlo, perché ci sono state delle richieste anche lì della federazione di adeguamento. Quindi ampliamo il campo d'allenamento, lo recintiamo, spostiamo la cabina dell'Ener, proprio identico a quello che la società polisportiva del Torre voleva fare, insomma. Lo facciamo un pezzettino alla volta, perché ovviamente noi possiamo fare soltanto con contributi in conto capitale, non con contributi in conto interesse, perché il patto di stabilità ci blocca se non sugli interventi, sui lavori. Grazie all'assessore Masser. Esauriti gli interventi, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Dalmas, grazie. Come gruppo, vedo che ci sono anche firme di altri colleghi. Depositiamo un ordine del giorno a queste variazioni di bilancio che ha uno spirito assolutamente collaborativo. Che dire? Voi prendete 2 milioni dalla regione, caro assessore Mazzer, e dividete un terzo, un terzo, un terzo per venire incontro alla al mancato gettito sulla Tasi e comunque all'extra gettito, problema che vi riconosco effettivamente esiste, c'è ed è reale, perché lo Stato ancora non ha reso noto le stime sull'extra gettito IMU, ICI IMU, no? E quindi prudenzialmente voi dite 500 più 850 mila euro li accantoniamo per questa evenienza. Io sono un po' demoralizzato, ve lo dico ai colleghi, so che la circostanza è assolutamente irrilevante, perché non vedo un indirizzo che non sia semplicemente ragionieristico. Ragionieristico perché alla fine voi utilizzate i soldi provenienti dalla mano destra, per i soldi cioè della regione, soldi dei contribuenti, per pagare le tasse allo Stato. Perché la questione dell'extragettito, concettualmente, visto che questa è un'aula che non vuole discutere di cose, perché non vuole discutere del fatto che da questa settimana verrà cancellata l'azienda ospedale di Pordenone, non gli interessa, ne prendo atto, quindi chiederemo una convocazione straordinaria del Consiglio, e alla fine però discute di questi 2 milioni di euro, ma
non c'entra la questione. Allora noi le abbiamo chiesto, caro signor Sindaco, ancora tempo fa, con una mozione che anche quella, e quello è il destino delle mozioni che facciamo noi, hanno la durata del tempo di vita di un gatto in autostrada, praticamente svaniscono nel nulla. E già in quella occasione le avevamo chiesto di, ci eravamo resi da subito disponibili così ad una valutazione serena a 360 gradi del bilancio, no? Di questo comune, affinché si creasse una commissione, una sorta di revisione della spesa. Questo non significa, noi stiamo all'opposizione, voi state al governo, quindi date gli indirizzi generali, però ci rendiamo conto di una cosa, ci rendiamo conto che in Italia dal 2011 è cambiato il mondo, che è cambiato il mondo per le scelte del legislatore nazionale, che è intervenuto da prima Monti, poi i governi che si sono succeduti e che hanno deciso che si faceva cassa con le case degli italiani. Per cui in circa 2 anni e mezzo, 3 anni, gli italiani hanno tirato fuori circa 44 miliardi, 41 o 44 se tutti i comuni applicassero il massimo dell'aliquota, 41 se applicassero il minimo dell'aliquota. Devo dire che tutto sommato il Comune di Pordenone è stato abbastanza virtuoso in questo. E dopo, mi ascolti dopo, e quindi sono 40 miliardi che gli italiani hanno preso, li abbiamo presi dalle case degli italiani, perché la comunità europea gli ha detto guardate basta, voi dovete pagare qua, dove andiamo a prendere? Andiamo a prendere la ricchezza sui risparmi, questo era il concetto. Però c'è una crisi bestiale, terribile, dicono la peggiore dal punto di vista economico dal dopoguerra ad oggi. La crisi qui è altrettanto feroce, non sappiamo quale sarà la sorte di Electrolux, fino al 2017 sta in piedi, poi non si sa niente. Ci sono interi settori produttivi che praticamente hanno perso qualsiasi ragione di... non vedono speranze. Basta passare per il salotto buono di questa città e troviamo un negozio sì, un negozio no che sta chiudendo o ha chiuso, quindi c'è una crisi del commercio. Io non imputo questa responsabilità all'amministrazione comunale, perché non è facile fare amministrazione, proprio perché riconosco che c'è stato un inasprimento, un carico di adempimenti e soprattutto una precisa e finta rivoluzione federalista in questo paese. La vicenda dell'extragettito che a tutt'oggi non è stato risolto, tant'è che lo Stato già a marzo doveva indicare le stime per il 2014 e ad oggi non ci sono ancora, questo fa sì che la Regione Friuli Venezia Giulia mi pare abbia 2 ricorsi al TAR del Lazio pendenti su questa vicenda. Però questo, ecco il tema, questo non sposta la questione di fondo. Perché, insisto, io adesso non sto ad intervenire sui singole poste che praticamente non ne ho cognizione piena. Mi interessa il ragionamento di fondo che potremmo fare. Ed ecco che... così mi viene in mente che non credo che noi potremmo all'infinito pensare che attraverso le variazioni di bilancio della regione andiamo ad aggiustare i nostri bilanci, quando ormai è evidente che le amministrazioni avranno il compito di prelevare le ragioni del loro sostentamento direttamente dalle tasche dei cittadini. E questo è un problema strutturale, non è un problema dovuto solo alla congiuntura economica sfavorevole per cui oggi c'è la LICI, domani c'è l'IMU, poi interviene la TASI. E guardate che tutte queste misure hanno un unico comune denominatore che è di natura patrimoniale, no? Di natura patrimoniale. Bene, se questo è il tema...
Non avrebbe senso dire che non avrebbe senso, perché è un fatto noto e penso che il sindaco non abbia difficoltà ad ammetterlo, l'estrema difficoltà in cui versa la nostra provincia e la nostra città, che non è capoluogo di niente in questo momento, e un domani non sarà nemmeno capoluogo di una provincia, perché tra pochi giorni saremo chiamati come consiglieri comunali a votare un ente non elettivo di secondo grado, dove l'amministrazione regionale ha deciso che c'è solo un'unica provincia che deve sparire dal punto di vista politico, ed è la provincia di Pordenone. Bene, allora io adesso riprendo dal basso, come si suol dire, e sono qui a chiedere e a offrire la nostra partecipazione ad un'idea che a voi, e ho sentito diversi interventi, al di là del capogruppo del Fiume che prima è intervenuto richiamandosi al regolamento in modo volgare quasi, volgare dal punto di vista regolamentare, perché se fossi in lui, dovendo far parte di una forza preponderante che guida un'amministrazione comunale, avrei usato maggiore prudenza su queste cose. Mi sarei magari dato la briga di andare a leggere cosa c'era scritto e probabilmente alla luce di questo avrei assunto un indirizzo un po' più preciso, visto che se mi dà adesso la possibilità le spiego che la ragione per la quale non abbiamo potuto per tempo presentare quella mozione non è una ragione casuale, ma è dovuta al fatto che il testo non era a noi noto se non da venerdì pomeriggio, perché i termini per presentare gli emendamenti in regione scadevano esattamente questa mattina alle 12 e per tale ragione, non avendo conoscenza diretta del testo, non potevamo fare una mozione al riguardo. Non sapevamo cosa c'era, se non generiche indicazioni dell'assessore Telesca, che si era presentata, devo dire, anche riconoscendo la presenza e quindi il fatto di voler discutere di queste cose, si è presentata in commissione da noi, ma era arrivata ancora con un testo che poi è stato ampiamente modificato proprio su quei punti nel DDL 59. Bene, chiusa questa, il consigliere capogruppo del Fiume sa che il mio non è un attacco personale ma soltanto di natura politica. Se voi avete spesso parlato di conurbamento, noi sposiamo questo indirizzo e lo sposiamo al punto tale che vorremmo chiedervi di fare sul serio. Io personalmente, signor Sindaco, al di là di queste variazioni di bilancio, che ripeto, rispetto a quali sono prendete i soldi da una parte per andare a pagare le tasse, e quindi sostanzialmente non c'è un indirizzo strategico di fondo, non è che dite metto 800.000 euro per non pagare la seconda rata della TASI. Mi rendo conto che è difficile perché dovremmo modificare il regolamento, però insomma siamo qui, discutiamo, parliamo, potremmo dirvi anche bravi, potremmo essere insieme a voi su queste scelte di fondo. Ecco, si è parlato tanto di conurbamento, mi risulta che il testo di riforma delle autonomie locali sia stato accantonato in Regione Friuli Venezia Giulia, però credo che il Comune di Pordenone possa in questo momento di vuoto, diciamo vuoto perché siamo in attesa di eleggere l'ente di secondo grado, che non credo abbia un grande peso politico d'ora in poi. Ecco, io su questo dico bene, apra questo Consiglio Comunale alle forze politiche tutte, alle associazioni che si occupano di questi problemi e intendo sindacali e di parte datoriale, imprenditoriali, e alle forze politiche dell'opposizione stessa. Siamo pronti a collaborare nella ricerca di soluzioni che mirino a ridurre la spesa improduttiva, la spesa clientelare politica, non di clientele personali, dico di clientes politici,
perché siamo convinti che questo modo di fare amministrazione sia finito. E in fin dei conti, credo, signor Sindaco, che nemmeno le appartenga, perché io ho sentito diversi suoi discorsi, penso che lei sia un po' distante da questo modo di ragionare e ovviamente abbia un approccio molto più aziendale alle vicende. Oggi non è più il tempo di scherzare, e se allora la maggioranza che guida l'amministrazione comunale, che è la stessa maggioranza che guida la Regione Friuli Venezia Giulia, decide che esiste la questione del conurbamento, lo deve porre in modo chiaro, indicando i percorsi che intende fare e rispondendo ad una questione molto semplice. Noi abbiamo comuni omogenei, vogliamo fare questa città dei 100.000 abitanti, l'unione sarà sicuramente difficile dal punto di vista referendario, ma possiamo fare una cosa per prima, cioè la unificazione dei servizi, presupponendo che vi sia un unico back office di tutti questi comuni, mantenendo esigenze di front office per i singoli cittadini nei comuni di riferimento. Se lei prende l'iniziativa su questo, che significa incominciare a ragionare sul bilancio del comune, sul bilancio dei comuni che ci stanno intorno, dove ogni forza politica deve fare la sua parte per sostenere un'iniziativa di questo tipo, bene, noi saremo disponibili alla collaborazione su questi temi. Resto sono chiacchiere, resto sono cose che non ci interessano, sono chiacchiere inutili. Non faccia passare questa consigliatura come una consigliatura dove non si è deciso niente, perché sennò resterà una cosa. Avete perso il carcere, perdete l'ospedale di Pordenone, non realizzerete la edificazione in situ e probabilmente non realizzerete nulla dal punto di vista del conurbamento, con il risultato di una città che non è più capoluogo di niente. Grazie consigliere Dalmas. Nessuno si prenota per la discussione? Bene. Andiamo al secondo intervento a questo punto, perché nessuno si prenota, prego. È aperto il secondo intervento, 5 minuti, grazie. Consigliere Loperfido, ha diritto alla parola, grazie. Grazie Presidente. Sono riuscito a ottenere quasi i dati, no, nel senso che li ho ottenuti mentre stavo per prendere la parola, quindi dovevo ancora elaborarli, però vabbè. Dunque, ovviamente in questo momento bisogna fare i conti con ciò che si ha, e ciò che si ha è una capacità crescente del cittadino di non riuscire a pagare le tasse, di non riuscire ad arrivare a fine mese, di non riuscire ad avere uno stipendio regolare, e quindi questa incapacità da parte del cittadino di avere entrate regolari, certe, avere fiducia nel futuro, lo mette in difficoltà anche nell'affrontare le spese e magari anche nel pagare le tasse, perché assessore, lei adesso dice che molto probabilmente incasseremo tot di tasse, so mica quanti saranno in grado di pagare le tasse che noi come comune di Pordenone chiederemo, perché la situazione non è idilliaca, quindi dobbiamo veramente stare attenti, fare in modo che il fondo che dobbiamo mettere a disposizione per un eventuale mancato introito delle tasse sia veritiero, corrispondente alla realtà drammatica che stiamo vivendo, anche perché poi, se non erro, dall'anno prossimo il bilancio dovrà essere veramente redatto in questo modo. E le chiedo anche se poi ci stiamo già attrezzando in modo tale che poi l'anno prossimo
saremo veramente in grado di avere le risorse necessarie per coprire eventuali mancati introiti, mancate entrate. Quindi situazione difficile, e una situazione difficile non è che si può fare un'opposizione slegata da quella che è la realtà. Non si può puntare ad avere i miracoli in città, non si può puntare a chiedere le strade asfaltate, non si può puntare ad avere le strade perfettamente funzionanti come era normale accadesse a Pordenone anni fa, però, sindaco, mi aspetto che queste poi non diventino la priorità nel momento in cui si dovesse candidare di nuovo sindaco, perché se non è adesso una priorità mettere a posto le strade, se non è adesso una priorità quello di fare in modo che ci siano strade decenti, non deve diventare una priorità neanche in procinto della prossima campagna elettorale. No, non è una priorità, non è assolutamente una priorità, come avete detto voi. Non ci sono i soldi, c'è il patto di stabilità che ci blocca. Quindi le risorse devono essere date, come avete detto, ad altre necessità, ad altre impellenze. Quindi mi aspetto che insomma Viale Grigoletti, che è in situazione pietosa, non venga toccata adesso, non venga toccata neanche in siamo proprio sfortunati. Mi ricordo che qua abbiamo fatto una discussione molto forte in cui ebbi, e allora saprà ascoltare anche Pordenone. Allora prego gli assessori di stare tranquilli, lasciare intervenire i consiglieri. State sereni. Grazie. Siete del PD. Ricordo che una delle prime sedute di questa nuova amministrazione comunale ebbi l'occasione di conoscere il collega del Santo per la verve con la quale si batté per avere finalmente via San Vito messa a punto. Via Cappuccini messa a punto. Per la precisione, fa benissimo. Ecco, e quella neanche siamo riusciti a portarla avanti. Insomma, spero che neanche quella poi diventi una priorità quando inizierete a fare le vostre campagne elettorali per la campagna elettorale per la nuova amministrazione. Perché già l'assessore Conficoni ha detto che nel 2016, guarda caso, avremo finalmente, dopo che per anni era impossibile fare la raccolta dei rifiuti in modo puntuale, dal 2016, dopo che il sottoscritto si è fatto una biletanta, finalmente sembra che anche l'assessore Conficoni sarà in grado di avere una raccolta dei rifiuti in modo puntuale. E allora sì che il cittadino sarà incentivato veramente a fare bene la raccolta differenziata e verrà premiato magari pagando meno, perché questo è l'obiettivo, come dice l'Unione Europea. Perché, assessore, in questo momento i cittadini pagano la raccolta dei rifiuti in modo indiscriminato, tanto chi la fa bene e chi la fa male. In questo momento la pagano tutti tanto. Invece il criterio giusto è far pagare a chi consuma, a chi conferisce. E in questo momento, assessore Conficoni, non è questo il principio. Ognuno deve pagare sulla base di quello che consuma. E lei fino adesso non è stato in grado, purtroppo, di far approvare un procedimento tale per cui si rispettasse questo criterio. E quindi se sarà in grado dal 2016, ben venga, sono ben contento, anche perché vedrà che i dati non saranno come quelli attuali. Ci sarà chi pagherà molto di più e chi pagherà molto meno, perché chi fa bene la raccolta differenziata è giusto che paghi meno. In questo momento non è così a Pordenone, e i virtuosi che pagano magari puntualmente la Tari si sobbarcano anche i costi di quelli che non la fanno bene la raccolta differenziata e magari non pagano neanche la raccolta differenziata, non pagano neanche la tassa dei rifiuti. Tra l'altro questa modalità di consegnare i bollettini con una posta ordinaria che non siete neanche in grado di andare a intercettare, andare a verificare chi la riceve e chi non la riceve, penso che sia una cosa molto grave, perché se c'è qualcuno che vuole fare il furbetto può sempre dire che non l'ha mai ricevuta e voi non siete in grado di vi dire che quella effettivamente l'ha ricevuta. Ma giusto così, en passant. E quindi per stavolta, assessore Conficoni, la lascio perdere, passiamo ad altro. Detto questo, assessore, dicevo, non pretendiamo la luna, non pretendiamo che si faccia miracoli, ma almeno
lo stretto necessario per fare in modo che i soldi non vengano gettati al vento, questo sì. Perché da quello che si vede, da quello che sta apparendo, ogni volta è per un motivo, e l'altra volta abbiamo discusso di Via Nuova di Corva, dove per un motivo o per l'altro alla fine abbiamo scoperto che c'era anche qualche piccolo errore, abbiamo dovuto spendere qualcosa in più. E allora abbiamo interrotto per anni un'opera stradale fondamentale, abbiamo dovuto metterci dei soldi in più, e quando ce li mette la regione o la provincia o un ente pubblico, non è che ah, che culo, abbiamo avuto soldi pubblici, no, sono sempre soldi nostri, cioè non è che ce li regala qualcuno, da una parte devono pure entrare ed entrano sempre dalla parte di quelli che pagano regolarmente le tasse qua a Pordenone e che per il momento consentono a un'amministrazione come quella di Pordenone di avere un determinato numero di entrate, anche se, ripeto, tornando al discorso iniziale, dobbiamo iniziare a fare veramente attenzione a quanti saranno in grado veramente di pagare tutte le imposte che capitano sul groppone dei cittadini in questo momento, perché non è detto che tutti i soldi si riesca ad incassare. E allora, Via Nuova di Corva, che ci è costato 1.600.000 euro in più, mettiamo caso che 800.000 euro non sia stata di migliorie, ma 800.000 euro magari sono state per qualche piccola mancanza in fase di progettazione, che alla fine è stato anche un po' meno. Ritorniamo al discorso del lunedì scorso, o vogliamo ammettere che una mancanza c'è stata e abbiamo dovuto fare un progetto nuovo perché qualcosa mancava? Sono pronto ad affrontare di nuovo il discorso. Allora, una piccola spesa in più c'è stata per una mancanza di esattezza del progetto. Adesso abbiamo l'autostazione che doveva essere pronta da tempo, è la solita sfortuna che... cioè veramente c'è la nuvola nera fantoziana, lei sindaco sopra la testa, e ogni volta è il maltempo, è la ditta che fallisce, è questo che doveva portare dei materiali e poi alla fine non ce l'aveva a disposizione. Alla fine, quando finirà questi 5 anni di amministrazione, scriverà un bel libro sulla sfiga che l'ha accompagnata, e così almeno capiremo effettivamente quelle che sono state le motivazioni per cui a Pordenone le opere non finiscono mai in tempo. E questo, devo dire, andando a verificare un po' com'è la situazione dell'amministrazione comunale di Pordenone, sembra quasi che ci sia una mancanza di coordinamento tra vari uffici, tra vari assessorati, per cui uno non sa quando finisce un'opera, deve intervenire quell'altro per fare il collaudo, uno non sa come sta procedendo la viabilità in quel punto e quindi bisogna magari intervenire, oppure addirittura in questa amministrazione non si sa neanche cosa succede sotto i propri occhi, perché assessore Zille, lei mi scrisse, me lo scrisse nella risposta all'interrogazione, che il parcheggio di via Oberdan è utilizzabile 24 ore su 24, vada a vedere, non è così. Non sappiamo neanche quello che succede nella nostra città. Non è possibile. Perché se uno entra dal retro a parcheggiare sotto, non può. Tant'è che siccome mi aspettavo una risposta come questa da parte vostra, vada pure a vedere cosa c'è scritto all'ingresso del parcheggio di via Oberdan. Il parcheggio chiude alle 20:30 e riapre alle 7:30. Per quello vi dico che non sapete neanche quello che succede nella vostra città. Cioè, perché a voce si può dire tutto quello che si vuole, ma se poi i dati di fatto sono altri, per quello io le chiedo dati, sono stufo di sentire chiacchiere, chiedo dati perché è ora di finirla di parlarsi al vento. In questa città abbiamo buttato via delle risorse che potevano essere utilizzate per far pagare meno le tasse. Io quelle percentuali che lei ha detto, assessore, che abbiamo ridotto le tasse ai cittadini di Pordenone, non le ho viste, non sto parlando della tassa in generale, la tassazione in generale rispetto all'anno precedente. Quelle percentuali non le ho viste, se ci sono sarei ben contento di vederle, quelle percentuali, ma reali, cioè concrete. Non che poi andando a spulciare i dati, la settimana prossima le devo dire, guardi assessore che non è propriamente come mi dice lei. Ecco. E allora dico, 200.000 euro che dovevamo aspettarci, 200.000 euro che dovevano entrare dal pedaggio dell'autostazione e non sono mai entrati perché l'opera è stata terminata venerdì, ma nel frattempo ancora non c'è un piano economico tale per cui si possa finalmente capire quanto incasseremo di pedaggio. So che ci sono delle diatribe interpretative in corso, ma assessore, dico,
la diatriba è in corso, vabbè, ma sta di fatto che avremmo potuto iniziare a incassare qualcosa piuttosto che incassare consigliere, le voglio ricordare che è il secondo intervento lei, Come secondo intervento? Sì, abbiamo chiuso il primo intervento. No, scusi, no, presidente, ero... Prego. Adesso... Ero distratto. Beh, mi pare che abbia sentito tutti quanti, presidente, ho chiesto più volte. Non è che voglio cercare la giustificazione, stavo parlando con il personale degli uffici che mi stava dando i dati che avevo chiesto, non avevo sentito che eravamo già passati al secondo intervento. Beh, ho capito, però ho chiesto tre volte e c'erano ancora interventi da scrivere. Abbiate pazienza. No, avevo chiesto. Comunque, concluda, consigliere. Beh, mi concederà una deroga. Sono sempre dichiarazione di voto, sa? Sono l'unico che parla. E c'è la dichiarazione di voto. Gioca anche l'Udinese, sto parlando, non so. Quindi, quello che viene chiesto è di verificare effettivamente di non sprecare risorse. Non stiamo chiedendo di investire per fare la città completamente nuova, anzi magari certi investimenti possiamo veramente posticiparli, certe cose che magari non servono. Per esempio abbiamo un'entrata bellissima che io ogni volta quando entro in Pordenone con dei clienti passo per via Treviso davanti alla fiera, perché c'è un ingresso bellissimo, per carità, però ci scordiamo che c'è anche l'ingresso dalla parte nord della città, e quello lascia un po' a desiderare. Forse dovremmo iniziare a guardare anche un po' ad altri versanti della città che ogni tanto, insomma, non sono propriamente all'altezza di una città come vogliamo apparire. Accogliamo benissimo la città nella parte sud, con un bel ingresso, curato, tutto quanto, mentre i lati d'ingresso... Cosa c'è? Consigliere, siamo a 13 minuti, ecco. Cerchi di concludere, perché siamo in secondo intervento. Siamo in secondo intervento. Abbia pazienza. Per quanto riguarda il costo del personale, stavo verificando i dati. Allora dico, il comune di Pordenone, come costo medio del personale, fa 42.133 e c'è personale di una competenza decisamente elevata. Se vedo poi i costi di IGEA, dove a naso la tipologia di personale è diverso, il costo medio del personale è 45.000 euro. Quindi ogni persona in GEA prende 3.000 euro in più rispetto al Comune di Pordenone. Ora, ai validi amministratori del Comune di Pordenone, cioè, suggeriscono di mandare un curriculum a GEA, così magari prendono una paga più alta. E visto che... Allora... Se vengo interrotto io sono costretto ad andare avanti. Comunque deve concludere, consigliere. Interrompono? Deve concludere. E allora quello che si può verificare semplicemente, senza fermarsi semplicemente al numero, al nudo numero, è verificare se magari si può riuscire ad essere efficaci ed efficienti con un costo inferiore. Semplicemente questo, visto che tutti si fermano al dato che viene dato, magari si può andare anche oltre e capire che si può cercare l'efficienza non soltanto ricorrendo a quanto si paga lo stipendio, magari utilizzando la tecnologia a disposizione per abbassare i costi di gestione. Grazie consigliere. Assessore, lei più volte interrompe il consigliere Lo Perfido, la prego di stare buono, dice il sindaco, altrimenti ecco, grazie. Siamo in fase di secondo intervento e voglio ricordare che siccome trattiamo le due delibere in modo unito, avete 10 minuti. Allora, chi si iscrive a parlare? Consigliere Passoni, prego. Grazie signor Presidente, signor Sindaco e colleghi. No, dimostra che il ruolo di garanzia del Presidente. Forse è questo che non capite, non è nella vostra DNA. Va bene. Consigliere Passoni, andiamo avanti, grazie. Okay, devo approfitto per fare i complimenti per fino ad ora ha tenuto l'aula perfettamente, quindi il mio ringraziamento. E ringraziamento anche all'amministrazione e all'assessore Mazzer
per questa variazione che dimostra la sensibilità nel cercare di tenere i conti a posto del nostro comune. E del resto la relazione positiva dei revisori dimostra questo. Dimostra anche la sensibilità nel cercare di distribuire questo, diciamo, extra gettito in maniera, o se vogliamo trasferimento della regione, in tre parti sostanzialmente, no? Mi pare di capire, a fronte delle minori entrate, a fronte di maggiore contribuzione per quanto riguarda il campo sociale e culturale, e una terza parte destinata alla riduzione delle tasse in attesa che vengano definiti i dati di cui accennava prima. Purtroppo, e su questo devo dare ragione ad Almas, purtroppo stiamo osservando un federalismo fiscale alla rovescia, cioè i comuni che danno i soldi allo Stato. Vabbè, su una tassazione che però incide su di noi, e quindi i cittadini, guardando noi, ci guardano come dei grandi tassatori. In realtà stiamo cercando di ridurre al massimo, è questo che mi conforta, e sono convinto che nei prossimi mesi, e quindi con le eventuali variazioni successive, terremo molto conto della situazione della città, anche perché al primo punto del nostro programma noi abbiamo il desiderio di rendere la città competitiva, e io la intendo nel senso che chi vuole intraprendere un'attività lo si cerchi di mettere nelle migliori condizioni, ed è chiaro che noi non abbiamo molti strumenti, e in questo ringrazio Dalmas che anche qui prima diceva che non è colpa dell'amministrazione se ci sono situazioni di questo tipo che purtroppo osserviamo nella nostra città, però certamente per quanto ci può riguardare, che riguarda in particolare la tassazione sugli immobili e sui rifiuti, oltre che la TARSU sulla pubblicità, è il nostro dovere, il nostro impegno, che anche qui viene confermato questa sera con questa deliberazione, nel cercare di ridurre ancora di più questa tassazione che incide nelle attività economiche. Una cosa che poi io mi auguro, questo percorso vada avanti e venga confermato, e quindi a dati certi di quello che dobbiamo trasferire allo Stato, purtroppo, io mi auguro che la riduzione avvenga, no? In maniera importante, proprio per cercare di recuperare ulteriori attività nella nostra città. Un'altra cosa che mi aspetto che l'amministrazione, in questo molto sensibile, cerchi, per quello che è possibile, di trovare in qualche modo un accordo con i proprietari per vedere cosa possiamo fare anche per cercare, lo so che non è facile, una riduzione degli affitti, perché per le attività il nostro compito principale è quello di ridurre al massimo la tassazione, e noi siamo sulla strada giusta, e c'è questo grande impegno che si vedrà anche nei prossimi mesi. Ma sarebbe anche interessante se si riuscisse a aprire un tavolo con i piccoli proprietari e con tutte le associazioni di categoria per vedere cosa possiamo incentivare noi per ridurre ulteriormente, e quindi creare ulteriori possibilità di anche apertura nuova di nuove attività, insomma, e quindi cercare di garantire questo. Questo mi sento di dire, e non voglio far perdere tempo all'Aula e ai colleghi, ma le cose essenziali sono queste, e noi, sì, non dimenticando che sul sociale è stato aumentato i fondi, e quindi non mancherà anche lì la sensibilità dell'amministrazione. Vedo che sul culturale è stato messo anche qualcosa di importante, e quindi io spero che anche questo aiuti per ulteriori opportunità di progetti che dovessero venire o che siano stati già presentati, proprio per sempre cercare di rispondere a quella necessità di lavoro
nei vari campi che aiutano le persone a stare meglio ed essere partecipi a questa nostra comunità. Grazie. Grazie consigliere Passoni. Voglio comunicare al Consiglio Comunale che è giunta la richiesta in termini regolamentari di una convocazione di un Consiglio Comunale straordinario sulla mozione presentata dal gruppo di Forza Italia che è il suo consegno per tenuta agli atti la protocolazione. Grazie. La parola va al consigliere Franchin. Grazie signor Presidente. No, la mia vuole essere un intervento unicamente per sottolineare una cosa che mi sembra importante, e cioè che se il detto che nessuno va così lontano come chi non sa dove sta andando, questa amministrazione dimostra come invece l'idea di precisa dentro il limite, la cornice delle possibilità ce l'abbia. Io abbiamo già ascoltato questa, in parte insomma, questa proposta dell'amministrazione, stasera l'ho ascoltata con molto interesse, perché secondo me mette insieme una visione della città secondo me profonda, e cioè un'attenzione, tenuto conto ovviamente della situazione generale, perché chiunque si astraesse da questa sarebbe assolutamente poco credibile, ma in questa situazione l'attenzione per tutto ciò che la città richiede. Il primo punto fondamentale è che non ci sia un aumento delle tasse, cioè questo è un forte sentire dei cittadini, e questa amministrazione questo fa, cioè dentro le situazioni ha cercato la strada per far sì che dentro la scelta prioritaria di dire non aumento quello che tu devi dare a me, pubblica amministrazione, io però dentro questa situazione tutto ciò che posso lo distribuisco tra tutti. E questa cosa secondo me va fortemente sottolineata, c'è questa visione complessiva e complessa della città, per cui non solo do più servizi, ma li do al prezzo più basso che posso darli, al prezzo più che mi mette insieme l'efficienza con l'efficacia di quello che sto proponendo, ma anche mi mette insieme un'attenzione per tutto ciò che si muove in città. E quindi non aumento le tasse, ma in più anche costruisco un fondo di valorizzazione credito e solidarietà che mi fa stare attento ai bisogni di quelli che sono più fragili nella mia comunità. Ecco, questo secondo me è un segno che l'indirizzo è chiaro, che non siamo così sprovveduti da non capire che la realtà è difficile, ma siamo anche così attenti di dire che la nostra città ci pone dei problemi e noi siamo in grado di risolverli e di affrontarli con quello che abbiamo. Quindi questa è una variazione di bilancio che in sé non dovrebbe richiedere grandi commenti, perché sì, ci arrivano un po' di soldi, ma è la strategia del bilancio che noi abbiamo già approvato. Ma questo non fa altro che sottolineare che questa amministrazione sa dove andare e non va aggiornata, non va a situazioni di bisogni quotidiani, ma ha una strategia, e la strategia è il meglio con quello che posso. Quindi grazie. Grazie consigliere Franchin. La parola al consigliere Cabibo. Grazie Presidente. Consigliere Franchin, mi permetta la battuta, ma lei dove abita? In quale città abita? Abita a Pordenone? Perché è vero che l'assessore Mazzer ha un ruolo ingrato in questo momento, quello di essere assessore del bilancio in un periodo difficile. Però è anche vero che questi momenti di difficoltà sono anche forse i momenti in cui la politica, chi fa amministrazione anche a livello comunale, deve dare veramente il meglio di sé e cercare di trovare quelle che possono essere, non dico le soluzioni, ma delle strade, delle visioni che possano aiutare i cittadini e la comunità a vivere meglio. Ora, non possiamo abituarci a tutto in questo Paese. Qui c'è un ordine del giorno presentato da diversi consiglieri che riguarda l'IMU, la TASI, eccetera, ma è stato indegno di un Paese civile quello che è accaduto per quanto riguarda l'emanazione di questa imposta unica comunale, che ha cambiato nome, cognome,
acronimo e quant'altro, nel giro di non di un mese, da un mese all'altro, ma da un giorno all'altro. Allora, è vero che in questo c'è anche la difficoltà nel gestire questo tipo di cambiamenti che magari non dipendono solo dal Comune di Pordenone, ma che arrivano dall'alto, dal governo nazionale. Però è anche vero che nel nostro piccolo credo che il Comune di Pordenone avrebbe potuto fare qualcosa di più per evitare le resse davanti agli uffici, se non addirittura le risse davanti agli uffici comunali per quanto riguarda appunto la TASI e quant'altro. Allora, per la TARI, ecco appunto questo a dimostrazione del fatto che neanche noi addetti ai lavori spesso siamo in grado di dare delle risposte. L'altro giorno un cittadino mi ha fermato, mi ha fatto delle domande sulla TASI, sulla TARI eccetera, e devo ammettere la mia anche difficoltà nel muoversi in questo ginepraio. Allora, ripeto, non ci possiamo e non ci dobbiamo abituare a tutto. Dobbiamo avere la capacità anche di scandalizzarci di fronte a situazioni che, ripeto, si sono create come quelle dell'imposta unica comunale. In uno Stato che decide sempre di più di tassare i beni immobili, quindi il frutto dei risparmi di una vita, delle famiglie, delle aziende, ma anche dei professionisti. Allora dico, il Comune di Pordenone in questo avrebbe potuto, potrebbe fare qualcosa, potrebbe fare di più. Io non vedo in queste variazioni di bilancio quelle grandi visioni o quelle idee di città che sottolineava il consigliere Franchini, ma naturalmente ci sarà un motivo se sono all'opposizione, no? Qui noi cerchiamo di aggiustare un po' alla buona, siamo come l'impressione che questa amministrazione sia come un pugile suonato che tenta di barcamenarsi, di rimanere in piedi sul ring, mentre si continua a dargli addosso. Ripeto, non magari per incapacità o per inettitudine, ma proprio perché non c'è la capacità di avere un pensiero, una visione e di poter in qualche modo reagire. Non trovo nulla per il commercio, non trovo nulla per gli artigiani, non trovo nulla per quel tessuto sociale che negli anni ha fatto crescere questa città, oltre e al di là delle grandi aziende, naturalmente. Allora è arrivato il momento, e voi che avete il governo della città ne avete la responsabilità, ma anche noi che siamo all'opposizione in questo siamo pronti a dare il nostro contributo, se sarà necessario, di ripensare ad un ruolo per questa città. Ma non possiamo farlo con degli assestamenti di bilancio, con delle variazioni che spostano i soldi da una parte all'altra, tentando di tappare i buchi e andando dietro le urgenze. Dobbiamo veramente ripensare che è finita, al pensare al fatto che è finita un'epoca per questa città, e che come nel passato Pordenone è riuscita a reinventarsi, a riproporsi, a passare da città fondata sui cotonifici prima, sulle ceramiche ancora prima, a città fondata sul manifatturiero, a città che propone qualcosa di nuovo per il futuro. Allora ripeto, mi piacerebbe vedere nelle prossime variazioni di bilancio, nel bilancio preventivo, qualcosa di più, un disegno per questa città, che non c'è, in questo momento non c'è. Nulla per il commercio, nulla per gli artigiani, nulla per chi vuole investire nell'innovazione tecnologica, ma nulla neanche per chi decide di comprare uno studio professionale o di comprare un immobile da adibire ad attività commerciale, ad attività artigianale, che si ritrova sul groppone non solo tutte le tasse e le imposte che impone questo Stato, ma che deve anche poi sobbarcarsi tutte le tasse che impone il Comune di Pordenone. Allora, io vi invito a prendere l'impegno che viene chiesto qui nell'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto, perché una delle modalità per uscire da questa situazione di impasse e per anche andare nella direzione di far crescere questo territorio potrebbe veramente essere quello di iniziare a
pensare e ad agire a livello di conurbamento, quindi che non rimanga soltanto una cosa detta a parole, visto che l'abbiamo poi detto un po' tutti nella campagna elettorale, no? Ma visto che comunque almeno in questi primi quasi 3 anni poi non è stato fatto nulla. Cioè, non è pensabile che Pordenone gestisca le imposte sugli immobili in modo diverso da Cordenons, da Porcia, o i servizi sociali in modo diverso da Pordenons, Porcia o San Quirino. Allora, maggiore visione, maggiore coraggio, capacità di saper guardare anche oltre questo difficile momento, capacità anche di scelte coraggiose per dare fiducia ai nostri cittadini. Io credo che qualcosa per quanto riguarda la TASI, per quanto riguarda le aliquote sulla casa, sugli immobili, soprattutto per destinati ad attività produttive, commerciali, professionali e quant'altro, si sarebbe potuto fare. E invece non è stato fatto. Grazie. Grazie consigliere Cabibbo, la parola al consigliere Salvador. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Partendo da, sì, in effetti l'impostazione del bilancio l'avevamo già discussa a marzo, quindi chiaramente ci trova nei suoi passaggi di questa delibera, ci trova d'accordo, poi il mio capogruppo farà la dichiarazione di voto e si esprimerà meglio al riguardo. Però vorrei partire dal ragionamento del consigliere Gabibbo, che francamente ho apprezzato molto. Sì, poi nel giudizio nei confronti di questa amministrazione chiaramente ci separiamo nell'essere d'accordo, però ci sono alcune parti del suo discorso che francamente le trovo condivisibili, come anche alcune vedo l'ordine del giorno del gruppo di Forza Italia, leggo alcune 3 delle premesse, sì. Leggo che la sfida del federalismo misura la capacità di un territorio nell'essere concorrenziale, di essere quindi sostanzialmente attrattivo, concetto ribadito anche dal consigliere Cabibbo, che la tale crisi, dalla crisi economica che ha colpito settori trainanti della nostra economia, impone più che mai in tutte le forze politiche di sostanzialmente eliminare la spesa improduttiva. E infine scopro, anche dalle parole del consigliere Dalmas, che il consigliere Dalmas ha preso il nostro primo punto programmatico per il 2016 della lista civica al fiume, ovvero la richiesta da parte di questa amministrazione di portare avanti la città dei 100.000, no? Per essere uno slogan. E quindi concetto ribadito anche in punto in questo ordine del giorno. Non si può non essere d'accordo su questi 3 punti, quando però dovrebbero anche ammettere il gruppo di Forza Italia che, per quanto riguarda spesa improduttiva, prima descriveva anche l'assessore Flavio Moro, se non sbaglio, tutti i processi che stiamo cercando di mettere, di liberare tutte quelle risorse attraverso quei processi di efficientazione degli spazi comunali, in sostanza, no? Che poi riguardano le bollette, ma quando riguardano anche il personale. Per quanto riguarda invece i punti che noi stiamo guardando per questa variazione, sono 1.843.000 euro che sono puntati sulla riduzione del fiscale, sul sociale e sostanzialmente sulla parte culturale di questo bilancio di previsione che avevamo approvato a marzo. Possiamo dire che questa maggioranza, almeno per quanto riguarda il fiume, ci avete letto nel pensiero. Non si arriva neanche a consultarci, perché in effetti erano i tre grandi capitoli che noi, se ci fosse stato chiesto, avremmo puntato. Ora però a dicembre, almeno in commissione, se non sbaglio, assessore Mazzer ha auspicato che ci potesse essere la costruzione del bilancio di previsione 2015. Ho esagerato, forse ha detto, no, l'ha detto in commissione, perfetto. Tornando un po' alle vecchie maniere, no? Perfetto. Già il bilancio a marzo abbiamo apprezzato molto il suo lavoro per non averci portato a luglio come l'anno precedente ancora. Il fatto di arrivare a dicembre ci permette quindi di ragionare ancora maggiormente, come suggeriva Cabibbo, su alcune
su alcuni ragionamenti che questa città deve fare per rilanciarsi. Ed è necessario, ma siamo convinti, a differenza di Cabibbo, che questa amministrazione lo possa fare. E sempre Lo Perfido aveva poi ragionato sugli aggravi conseguenze che la crisi economica sta portando in questa città, ed è proprio uno dei capitoli nei quali noi vorremmo porre l'attenzione a questa amministrazione, ovvero le politiche sociali che riguardano poi la parte comunale ma anche l'ambito, perché poi alla fine insomma, sempre lì cadiamo. E, come dire, non so, però le politiche sociali sono state pensate in un momento in cui non c'era la crisi economica. Sono state pensate prima della crisi economica. La crisi economica, come dire, ha trovato anche in un certo senso le amministrazioni comunali impreparate anche a dover, non per niente voi avete messo a bilancio, credo, 42.000 euro in più per le borse lavoro, se non sbaglio, e 11.000 euro per i 500 per i contributi economici. È un segnale che la cosa sta peggiorando. Non so se il 2015 tenderà a stabilizzarsi o a peggiorare. Io credo a peggiorare, perché ho raccolto un po' di dati. Se parliamo dal 2008 ad oggi, tutto ciò che riguardava gli interventi per quanto riguardava le povertà legate alla perdita di reddito o un impoverimento del reddito e della casa si sono raddoppiate, ma 2008 è abbastanza lontano, i primi segni della crisi a oggi, insomma, si può anche comprendere che si sia raddoppiato, ma è, come dire, sono gli ultimi due anni, l'accrescimento degli ultimi due anni degli interventi che noi facciamo come politiche sociali e anche come ambito, il gap si sta veramente aumentando. Allora, ragionando anche con il nostro assessore, credo che una, come dire, non dico una revisione, ma una capacità di riformare alcune politiche debba essere fatta. Non possiamo pensare che con la diminuzione delle risorse noi possiamo intervenire, non dico a pioggia perché è un termine sbagliato, però, come dire, ripensare, perché no, assessore, come si discuteva assieme, anche pensando che le risorse devono essere distribuite in tre grandi capitoli, che possono essere il sanitario, il disagio sociale e la povertà legata alla perdita di reddito, e poi da lì permettere, grazie a questa destinazione sui tre grandi contenitori, permettere poi una flessibilità poi degli interventi. È già una base di partenza interessante questa, devo dire, assessore. Proviamo a cominciare a costruire, perché il primo punto sulla quale noi dobbiamo costruire il bilancio di previsione 2015 è proprio questo tipo di politiche, le politiche sociali. Poi possiamo pensare a tutto il resto, ma il primo è questo. Non credo che le politiche sociali, per come sono state pensate ed ora vengono attuate, possano ancora bastare nei prossimi anni, a causa delle risorse ma anche nelle modalità. E credo che, insomma, i ragionamenti che questa amministrazione sta già facendo con alcuni progetti che sono non più solo di tipo assistenziale, ma anche come dire, propedeutici a portare fuori una certa cronicità, mettiamola così, di alcuni settori di disagio, credo che siano già stati applicati. Cito alcuni progetti come il Cerco Casa, l'Housing First, e l'Albergo Sociale e l'Oriente Lavoro. Quindi quella è la direzione. Quindi chiedo a questa amministrazione, chiedo al sindaco e chiedo all'assessore Romor di cominciare a ragionare, visto che poi l'assessore Mazza era giustamente ribadito che a dicembre dovremmo riuscire a costruire, perché il 2015 dovrà essere, come dire, segnato anche da un cambio di passo. No, un cambio di passo è sbagliato, perché il passo, in realtà il vostro passo è corretto, però ha una capacità di ripensare sicuramente a quello che ci sta accadendo e come intervenire. Grazie. Grazie consigliere Salvador. La parola al consigliere Martino. Grazie presidente. Ecco, io a differenza dei colleghi dell'opposizione, in particolare dal MAS e consigliere Cabibbo, credo che questa verifica degli equilibri di bilancio con 2 milioni di euro circa non potevano risolvere i problemi che loro hanno citato, anche perché parliamo di un bilancio abbiamo parlato a marzo di un bilancio di previsione di 95 milioni di euro circa, e quindi credo appunto che con soli 2 milioni non si potesse andare incontro a tutti i soggetti che sono stati così detti prima. Cito solamente comunque che le scelte appunto fatte in quel periodo andavano anche in questa direzione,
nel senso che c'è stata un'attenzione per tutti i cittadini di questo comune, e tant'è che le tasse, in particolare i rifiuti e anche le altre entrate tributarie, sono fra le minori rispetto a tanti altri capoluoghi di provincia d'Italia. Un intervento a favore delle attività commerciali è stato fatto appunto per quanto riguarda i rifiuti. È stato detto prima dall'assessore che c'è stato il 44% in meno di tasse su questo tributo. La Regione ha dirottato questi 35 milioni di euro ai comuni, e noi, credo, come l'amministrazione ha fatto, questi 2 milioni li abbiamo impiegati in maniera, e li impiegheremo in maniera ottimale, come un buon padre di famiglia. Perché credo che il fatto di raggiungere tre obiettivi, cioè primo quello della verifica degli equilibri di bilancio, la riduzione per il 2015 della pressione fiscale, e terzo quello di dare spazio alle risorse tagliate a marzo, siano delle operazioni che vanno appunto, come dicevo prima, in questa direzione, cioè come chi agisce nella propria famiglia cerca di vedere le cose a 360 gradi. Bene ha fatto appunto l'amministrazione a dirottare un terzo di queste risorse alle associazioni del settore sportivo, culturale e sociale, perché poi queste risorse non sono altro che attività che queste associazioni fanno sul territorio e sono servizi in sostanza, e quindi costi che altrimenti il Comune avrebbe dovuto sostenere. Non vado troppo così nel dettaglio, perché appunto l'assessore Mazzere nella sua presentazione ha già detto come queste risorse vengono spese. Voglio citare solamente che per quanto riguarda gli investimenti, ad esempio, ci sono delle risorse destinate alla manutenzione di scuole, precisamente sono tre, a parte poi lo stadio Bottecchia, di cui si è già detto, e poi anche nel campo del sociale questi 104.000 euro dell'ambito, di cui 90.000 da parte qua del Comune di Pordenone, sono risorse che vanno nella direzione di un'attenzione verso le persone più in difficoltà, per inserimenti lavorativi, per gli affitti onerosi, per le bollette ed altro ancora. Quindi credo che dedicare un terzo di queste risorse appunto a questi interventi sia cosa buona. Anche quella di un terzo che viene messo da parte, anche lì credo che sia un'ottima soluzione quella di prevedere questi 100.000 euro per il fondo svalutazione crediti, e poi c'è la questione dei 500.000 per quanto riguarda la questione IMU, e speriamo che siano anche di più. L'ultima parte, quella dell'ulteriore terzo di questa quota, è quella che va nella direzione degli interventi a difesa del suolo, della manutenzione delle strade e delle scuole che ho detto prima. Quindi in definitiva io credo che questi 2 milioni di euro circa siano stati spesi bene, con l'attenzione dei programmi che l'amministrazione si era data a marzo, e che in questa occasione ha fatto solamente una verifica e un aggiustamento che va nella direzione degli stessi programmi che questo Consiglio e questa maggioranza aveva votato appunto a marzo. Grazie. Grazie al consigliere Martino. La parola al consigliere Pedicini. Grazie della parola, Presidente.
Questo dibattito su questa variazione di bilancio, assessore, signor sindaco, signori della maggioranza, viaggia un po' stancamente questa sera, perché effettivamente nel leggere le variazioni di bilancio non è che ci siano tutti questi commenti da fare, non è che è un assestamento di bilancio previsto per legge in un momento dell'anno dove bisogna farlo, siamo l'ultimo giorno utile per poterlo fare, non è che ci siano voli pindarici, non è che qui ci si sviluppa chissà cosa. Forse a monte, non vorrei ripetere quello che ha già detto il consigliere Cabivo, il consigliere Dalmas e altri, che bisogna forse farlo nel momento che si va a costruire il bilancio, si può fare un po' di qualche sforzo di fantasia. Ma arriverei a dire, così mi allaccio anche a un altro ragionamento, questa variazione di bilancio, questo bilancio, è di sinistra o di destra? Ce lo poniamo il problema? Che bilancio è? È un bilancio di sinistra? O di centrosinistra? Sì? Dove? Me lo domando, perché mi sembra la domanda che hanno fatto ieri sera a Renzi a che tempo che fa, no? Se lui è di destra o di sinistra o considerato, e lui ha risposto dicendo che in Europa lo considerano di sinistra e in Italia lo considerano quasi di destra. Allora forse dobbiamo pensare, ed è anche qui lo sforzo che ho sentito da qualche altro mio collega, dobbiamo pensare a una politica diversa. Forse siamo ancora legati ha un concetto della politica che non è più il concetto che passa nella testa della gente, forse. Siamo noi che ci leghiamo a un concetto politico che ci porta a pensare ancora come una volta con schemi ben precisi, a mettere dentro determinate caselle chi è di destra e chi è di sinistra e poi scopriamo che qualcuno che viene considerato di sinistra fa azioni e si comporta forse più... Salute... Chiudetela, no, una corrente d'aria è stata là. No, per carità, stia lontano. Ah sì, ecco, in modo cinico penseremo a un ripasto di giunta, effettivamente. Allora, il problema è questo. Se questo bilancio, questo assestamento di bilancio non è di sinistra, non è tanto meno di destra, sicuramente, se vogliamo mantenere questi due concetti, non voglio venire qui io stasera a giocare su questi due concetti, voglio dire che forse oggi la politica, specialmente in un'amministrazione come la nostra, è una politica che deve andare a favore dei cittadini. Noi amministriamo per loro conto e abbiamo un potere amministrativo, non legislativo, le leggi non le facciamo noi, ma cerchiamo di amministrare. Abbiamo potere però nell'amministrare, possiamo cercare di rendergli meno difficile la vita, cioè possiamo cercare di aiutarli, possiamo cercare di entrare e andare incontro a loro nei momenti di difficoltà, possiamo capire quella che è la situazione politica e possiamo mettere insieme tutte le forze che noi abbiamo per cercare di migliorare la situazione. Ma questo sistema politico che abbiamo oggi non risponde a questi requisiti. Oggi facciamo fatica, ci chiudiamo in determinati schemi, ho sentito gli interventi di maggioranza e di minoranza e non si esce da questi schemi. Questa amministrazione completerà il suo mandato rimanendo chiusa in questi schemi. Da più volte, da più parti anche, sono venuti appelli a un'apertura, non nel cambiarsi ruoli, che nessuno vuole cambiare ruoli, ma nel cercare di affrontare i problemi in modo nuovo. Quello che sta avvenendo a livello nazionale, che Renzi sta cercando di fare, io l'ho citato più volte nei miei interventi in Consiglio Comunale, vedo che qui per esempio non viene assolutamente ascoltato, non interessa forse probabilmente, anche se è dello stesso partito di maggioranza che amministra questo partito. Renzi quando dice che per fare le riforme ha bisogno di tutti, di chi ci sta, ed è stato il primo concetto che lui ha espresso, lo sta continuando a portare avanti, e trova una forte ostilità come per dire no, piuttosto è meglio non fare le riforme se sono invece di fare delle riforme condivise. Lo stesso concetto vale qui per noi. Se dobbiamo affrontare dei cambiamenti all'interno di questa amministrazione per affrontare quello che è una situazione difficilissima e di emergenza che è paragonabile a un post terremoto, no, a un post guerra, perché i dati che abbiamo dell'economia del nostro territorio, della nostra città, non sono neanche paragonabili ai dati dell'economia che abbiamo delle città vicine. Udine non ha la nostra stessa crisi, Treviso non ha la nostra stessa crisi, non abbiamo, non è vero? Andate a vedere.
Il commercio cittadino nostro è in una crisi profonda, se voi vedete il numero dei negozi chiusi, se andate in giro per Treviso non c'è lo stesso numero di negozi chiusi. Parlate di Piazza dei Signori e Piazza Limitrofe, non sono neanche paragonabili alla zona di Corso Vittorio Emanuele o Corso Garibaldi, parlo del cuore della città. Ma questo non ve ne faccio una colpa vostra, ci sono delle colpe che vanno indietro negli anni e che andavano affrontate già tanti anni fa e le colpe sono equamente divise. Ma questo non toglie niente al fatto che abbiamo un'emergenza e che su questa emergenza dobbiamo intervenire in modo drastico. Però ci chiudiamo, ci arrocchiamo all'interno delle posizioni politiche, ci chiudiamo all'interno di contrasti all'interno dei singoli partiti e non siamo capaci di aprirci a questo che è la gestione della cosa pubblica più ampiamente condivisa possibile. Ecco che allora, nel vedere questo assestamento di bilancio, queste variazioni di bilancio, che prese singolarmente una per una non sono neanche criticabili, assessore, signor sindaco, sono nella corretta amministrazione, ci riportano a pensare che non possiamo continuare con un'amministrazione, come posso dire, normale amministrazione. Dobbiamo pensare a qualcosa di eccezionale, a qualcosa di nuovo, lo dico per il futuro, non certo su questa variazione di bilancio. E come possiamo fare? Dove possiamo trovare queste risorse? Come possiamo far uscire risorse nuove da una situazione che abbiamo? Solo da una spending review? Io sono convinto che voi abbiate dato già un'occhiata alla situazione, abbiate già pensato se è possibile tagliare determinate cose, poi tirando le somme ci si accorge che più di là non si può andare, perché cosa tagli? Ci sono cose che non sono tagliabili. Ma ci sono possibilità di spese diverse, io l'ho già detto in questo, dove si può spendere per determinati servizi in modo diverso, ricambiare il nostro concetto di amministrazione, aprire alla libera imprenditoria, dare la possibilità quindi di lavoro, dare la possibilità ad altri di poter lavorare dando determinati servizi, si può pensare alle partecipate di questa amministrazione in modo diverso, pensando che non ci devono non solo dare debiti, ma ci devono dare un utile, miglior servizio al minor costo per i cittadini, perché se una partecipata pubblica, per avere un senso, ce l'ha solo nel momento in cui fornisce un miglior servizio al minor costo. È il nostro caso, la società che gestisce, tra virgolette, le pompe funebri, dà un miglior servizio a minor costo della concorrenza degli altri o costa più o meno uguale? Lo dà un servizio in meno ambienti gratuitamente? Fa un servizio, dice lo facciamo? Le farmacie comunali, la GEA, cioè sono tutti servizi che devono essere, a mio avviso, all'interno di un progetto più ampio che deve dare quelle risorse a questa nostra amministrazione che ci dà la possibilità di entrare, di andare incontro ai nostri concittadini. Ha fatto bene prima il consigliere Cabibo a dire forse ai commercianti possiamo dare un aiuto. Cominciamo a dire che la Tari, quella che oggi andiamo a pagare, chi apre una nuova azienda a Pordenone, chi apre un nuovo negozio, non la paga per 3 anni, per 4 anni, per 5 anni. Cominciamo a dirlo, lo possiamo fare. Possiamo dargli un'esenzione. Dice non abbiamo fatto niente per loro. Bene, noi potremmo farlo, quello è nei nostri poteri. Dire intanto non pagate la Tari. Guardate che ci sono sberle che non da poco per i commercianti che hanno un'attività commerciale a pagare la Tari, incide parecchio, eh? Incide parecchio su questo. Possiamo pensare, per esempio, avendo un mercato immobiliare veramente grave, ma per far questo dobbiamo liberare altre risorse, se no non le abbiamo. Allora, torno all'esempio di Renzi e del governo nazionale. Aiutiamolo il governo nazionale, se è vero che fa le cose che ha detto ieri sera e che sta continuando a ripetere. Dobbiamo aiutarlo tutti, a prescindere da destra e da sinistra, perché è un giovane che sta facendo delle cose, magari abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno anche qua e siamo disposti a dare una mano perché si facciano queste cose. Ma si devono fare, dobbiamo urgentemente intervenire per aiutare un comparto in crisi forte che è quello dell'edilizia, dobbiamo dare fiducia, dobbiamo intervenire sul commercio. Pordenone è stata una città sempre molto commerciale, è stata sempre all'avanguardia da questo punto di vista, ma oggi vive una crisi fortissima. Dobbiamo cercare di avere nuove anche iniziative che ci permettano di portare qui da noi delle cose stabili che diano economicità, perché è bellissimo Pordenone Legge, una bellissima manifestazione, ma finito il venerdì, sabato e domenica, giovedì, venerdì, sabato e domenica, abbiamo bisogno di cose durature nel tempo, abbiamo di attività che si aprano sulla scia di queste nostre delle iniziative che si svolgono, abbiamo bisogno di un'economia che continua, non sia un'economia a spot una volta ogni tanto, una volta per 3 giorni, 4 giorni e poi si torna
nel buio totale. Questo non è possibile. Abbiamo bisogno di un'economia che riprenda forza. Abbiamo bisogno anche di capire su che strade. Basta fare analisi, cominciamo a fare interventi concreti. Ecco che allora abbiamo come amministrazione comunale questa facoltà? Io penso proprio di sì. Ci sono, abbiamo bisogno di uno sforzo di fantasia. Era, l'ho già detto un'altra volta, era lo slogan del 68, della sinistra del 68, ecco perché dico che questo forse bilancio è poco di sinistra. Diceva la fantasia al potere. Al potere la sinistra ci è andata, oggi ci vuole fantasia, oggi ci deve mettere fantasia. Renzi la sta cercando di averla, Renzi la sta cercando di avere, dobbiamo averla anche qua, dobbiamo riportare qui, dobbiamo inventarci cose nuove. C'è la possibilità, certo, non voglio adesso star qui a dirle, ma c'è la possibilità di farlo, facciamole. Cerchiamo di rendere partecipi i giovani, perché il problema vero, anche su questo, è che attività nuove giovanili, non diamo la possibilità di sviluppare questo tipo di attività, e se non diamo futuro ai giovani, non diamo futuro a nessuno. Ultimo accenno, perché ho già quasi sfiorato, se non è 10 minuti il secondo intervento, concludo, però datemi ancora un minuto, poi magari non farò neanche la dichiarazione di voto, se lei ritiene, Presidente. Voglio sulla città dei 100.000. Io voglio bene al consigliere Salvador, che lo stimo e mi sta anche simpatico oltretutto, perché è bravo, si dà da fare, eccetera, è impegnato. Per la città dei 100.000 non è un'invenzione del fiume, con tutto rispetto, mi fa piacere che il fiume l'abbia abbracciata come io sono andato volentieri, è una vecchia, un vecchio progetto, e devo dire che anche nell'ultima campagna elettorale abbiamo fatto un convegno con i sindaci del conurbamento Cordenon, Sporcia, Roveredo, Pordenone candidato perché non c'era il sindaco ancora, abbiamo fatto all'ex convento di San Francisco, alla biblioteca multimediale, un convegno ed era un punto programmatico proprio la città dei 100.000 all'interno del programma elettorale. Quindi mi fa piacere che sia condiviso, ma è un progetto ampiamente condiviso da tutti, maggioranza e opposizione, perché ce l'aveva il sindaco Pedrotti nel suo progetto, ce l'avevo io, ce l'avevano anche gli altri. Sì, ha fatto benissimo, io sono venuto, è stato utilissimo, è stato anche, ho apprezzato molto questa iniziativa. Voglio dire, non è un'esclusiva, non è, ecco, voglio dire, ma perché si realizzi, e concludo, bisogna che ci sia un'ampia condivisa partecipazione, ma per farlo abbiamo bisogno di fare degli investimenti, abbiamo bisogno di fare, tra virgolette, dei sacrifici, ci dobbiamo sacrificare noi se vogliamo essere capofila di questo progetto del conurbamento. Dobbiamo assumerci sulle nostre spalle la responsabilità anche di determinati servizi. Per tutti questi motivi, signor Sindaco, in via del tutto, noi daremo un voto di astensione su questa variazione di bilancio, perché la riteniamo un'operazione che va fatta, però attenzione, tra poco ci sarà il bilancio. Su quello io mi auguro veramente che questo Consiglio Comunale apra, ma non solo qui, apra un vero dibattito e si possa anche percorrere strade nuove. Grazie consigliere Pedicini, la parola al consigliere Freschi. Grazie Presidente. E come sempre capita, il momento del bilancio oppure delle variazioni del bilancio è il momento in cui si ampliano i ragionamenti. E questa sera il consigliere Pedicini ha posto anche il quesito: siamo di destra, siamo di sinistra, le scelte che fate, le scelte che facciamo. Non so se io sono diventato vicino a Pedicini, sto andando vicino a Pedicini o Pedicini sta diventando vicino a noi, la cosa non mi è chiara. Comunque riusciremo anche a capire questo enigma. Però noto che alcuni passaggi in qualche momento sono passaggi condivisibili, cioè il fatto che ci debba essere un'attenzione, una nuova primavera, come l'ha chiamata, con uno slogan di prima. E penso che sia però un aspetto nel quale tutti ci stiamo in qualche modo confrontando. Dicevo l'altra volta, quando parlavamo di bilancio, che dal 2008, fine 2007, inizio 2008, quando è scoppiata la crisi con tutte le sue conseguenze, abbiamo assistito a variegati e anche autorevoli interventi di economisti, i quali però a tutt'oggi non sono riusciti a capire da quale parte si deve prendere il bandolo della matassa.
Ci sono state enunciazioni di vario tipo per riuscire ad uscire da questa situazione, però al di là di imputare alla globalizzazione quanto sta avvenendo soprattutto nel nostro paese, penso non siano andati. Allora, di fronte a questi aspetti, a queste tematiche che sono di grande portata ma nelle quali la nostra incidenza è minima, cos'è che possiamo fare? Possiamo semplicemente, davanti ai numeri, alle risorse, alle esigenze della nostra città, capire se siamo in linea con quello che la città chiede, con quanto è possibile dare e con quanto è possibile rispondere. Pertanto, limitandoci ai numeri, penso che il lavoro fatto dall'assessore Mazza e dal suo staff certamente non è stato un lavoro facile, non è stato un lavoro semplice, ma ha tenuto ferma la barra su alcuni principi fondamentali, che sono stati quelli di salvaguardare in qualche modo tre aspetti. Stare attenti alla riduzione fiscale, cioè riuscire a capire se era possibile, con le risorse che abbiamo e con i servizi che dobbiamo dare, riuscire a mantenere un livello discreto di soddisfazione al cliente, come si dice in gergo commerciale, ma al cittadino, come si dice in gergo istituzionale. Siamo riusciti o stiamo riuscendo in questo intento? Penso che la strada tracciata dall'assessore sia una strada che va in questa direzione. È chiaro che per tutti i cittadini l'imposizione fiscale è un qualcosa che subiamo e che non vorremmo subire. E dal 2011 in poi certamente c'è stata una situazione estremamente difficile, però questa situazione difficile è anche frutto di un periodo forse difficile, è anche frutto di un periodo che è stato particolarmente variegato nelle scelte, per non usare altri termini. L'altro aspetto è stato quello della salvaguardia del sociale, e penso che questa amministrazione abbia sempre tenuto in particolare attenzione quella che è la salvaguardia del sociale. Mi è capitato di leggere qualche giorno fa un articolo su un giornale nazionale, il quale diceva che saper leggere tra le pieghe di bilancio dei comuni è una cosa abbastanza difficile, però quello che sta avvenendo nell'ultimo periodo è che quasi tutti i comuni hanno una riduzione della spesa del welfare negli ultimi anni che si aggira attorno al 2,5%. Il nostro comune penso che sia stato molto attento su questo fronte e abbia mantenuto livelli di servizio e livelli di risorse direi più che buoni. Questo è l'altro aspetto che mi pare questo assestamento di bilancio, andando in linea con il previsionale di marzo, stia ottemperando. Poi l'altro aspetto che riguarda l'associazionismo e la cultura. Penso che anche qui l'amministrazione abbia prestato particolare attenzione. E mi viene ogni tanto da chiedermi, ma se alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, non ci fossero state in questa città delle scelte nell'ambito culturale, scelte forti, scelte significative, che in qualche modo siano state in grado di gestire il passaggio dalle caserme e dagli elettrodomestici anche con qualcosa di più, forse non saremmo oggi più poveri? Forse questa intuizione del passato non è stata proficua per affrontare anche una situazione di crisi nella quale ci troviamo? Pordenone legge, qualcuno dice che si chiude in 3 giorni, dopo 3-4 giorni è tutto chiuso, ma quanto ci si impiega per creare una manifestazione di quel tipo? Quante persone ci ruotano intorno? Quanti giovani sono stati coinvolti, anche se l'esperienza si apre e si chiude nell'ambito di una settimana, però dal punto di vista psicologico sono catapultati all'interno di una realtà sociale e culturale di un livello molto alto.
Questi sono tutti aspetti che non dobbiamo relegare in un ambito ristretto, ma sono tutti aspetti che ci possono essere stati dati in passato, ma che devono essere sfruttati per il futuro. Perché questo è un ambito nel quale con la cultura si mangia. Ed è un ambito nel quale si cresce, ci si forma e si creano anche delle prospettive. Per cui noi pensiamo che, come diceva il consigliere Franchin, che l'attenzione alla città è un'attenzione profonda. Io concordo su questo aspetto. Anche se mi rendo conto che un'amministrazione non può fare tutto e non può coprire tutto, ma anche perché non è il suo compito. Il compito deve essere da parte non solo dell'amministrazione, ma deve essere anche da parte dei cittadini, deve essere da parte delle categorie. L'educazione, ad esempio, come si dice, alla differenziata, per usare un termine, no? Non è solo un qualcosa che parte dall'amministrazione, deve essere anche un qualcosa seguito dai cittadini. Deve essere anche un qualcosa assimilato, capito. Deve essere anche un qualcosa che rientra nel civismo, cioè nel fatto di convivere insieme e di poter dare dei risultati a una città. Per cui, vedete, io penso che questa amministrazione, nelle difficoltà in cui vivono tutte le amministrazioni comunali, tutti gli enti locali, stia facendo uno sforzo non indifferente per mantenere un certo grado di livello della città. Bisogna continuare a pensare, e pensare in maniera anche fantasiosa, se vogliamo, al futuro, perché forse le cose che si sta facendo, che sono state fatte, non sono sufficienti, devono essere in qualche modo anche rimodulate. Però questo è uno sforzo che deve venire da parte di tutti, con il contributo di tutti, perché questa è la nostra città, è la città in cui viviamo, è la città nella quale condividiamo gioie, passioni e anche delusioni e sconfitte. Però è la città che ci deve vedere tutti insieme nell'affrontare un momento particolarmente duro e difficile. Io mi rendo conto che alcune cose non sono state fatte e che non possono neanche essere fatte. Questo patto di stabilità in qualche modo ci soffoca, ci lega. Non occorre che elenchi io i motivi. Quando sono 5 milioni e 8 bloccati per un'opera, è chiaro che siamo fortemente legati. Io mi auguro e spero che perlomeno però uno sforzo dobbiamo farlo sul fronte del patrimonio. Noi abbiamo un grande patrimonio in città e questo patrimonio va manutentato, va salvaguardato e va mantenuto. Io penso che già fare uno sforzo in questa direzione per il prossimo bilancio sarà uno sforzo importante che i cittadini capiranno, perché ormai non si possono più fare grandi opere, non è più il caso di farle, ma certamente mantenere quello che abbiamo, manutentare quello che abbiamo, avere una città decorosa e pulita, penso che sia una cosa che i cittadini vogliono e apprezzano. Il grande sforzo che vedo che anche sul discorso delle manutenzioni delle scuole, ecco, questo è un altro aspetto che va particolarmente salvaguardato e tenuto in debita considerazione, perché le scuole rappresentano non solo un luogo, rappresentano un simbolo, rappresentano il nostro futuro, rappresentano il futuro delle nuove generazioni e queste vanno salvaguardate e mantenute. Chiudo, Presidente, perché vedo che il tempo è scaduto. Ringrazio l'assessore ancora per il lavoro che ha fatto e certamente il nostro sostegno ci sarà con quelle raccomandazioni che l'ho fatto prima, il prossimo bilancio abbia particolare attenzione per quello che è l'aspetto del patrimonio della città. Grazie. Grazie consigliere Freschi, la parola al consigliere Piccinato, grazie. Grazie Presidente. Ho sentito diversi interventi, da alcuni sembrerebbe che la maggioranza che governa questa città non sia così contenta di tassare, invece a me risulta di sì, che siano soddisfatti di queste patrimoniali che continuano comunque a togliere qualsiasi tipo di ricchezza da parte della città e che evidentemente siano anche contenti perché non fanno sicuramente abbastanza per quello che sta succedendo nel centro città con lo svuotamento delle attività, evidentemente tutto a favore dei centri commerciali.
Non si sta facendo abbastanza per quanto riguarda i parcheggi, per esempio. Si sono aumentati i parcheggi abbastanza recentemente come costo per gli utenti, e questo ancora va a favorire sempre i centri commerciali. C'è questa politica di spopolamento delle attività del centro che continua, e vediamo sempre più negozi che sono chiusi, sempre più negozi che sono chiusi. Poi, cosa dire, siamo sempre lì, ne abbiamo detto mille volte, ma manca coraggio, manca una riattivazione del tessuto produttivo, del tessuto dell'organizzazione, manca coraggio, non si fanno scelte forti. Il sindaco era anche partito bene con alcune idee che possono essere condivisibili o meno, ma che almeno davano una scossa, davano un'idea di cambiamento. Invece morto tutto, si vivacchia, si tassa, si sta tranquilli, insomma non ci sono, i lavori sono in ritardo, il Pisu sì, ci sarà dopo forse. Si pensa piuttosto a fare una grande innovazione che sarà la trascrizione dei matrimoni gay fatti all'estero, contrario alla legislazione italiana, perché non si ha di meglio da fare. E quindi dove magari si può aprire le porte anche con questo strumento, visto che siete contenti anche in questo senso, ai matrimoni poligami, ai matrimoni con le bambine, perché evidentemente anche quello bisogna aprire le porte. Scusate, consigliere Piccinato, scusami. Ok, ho richiamato consigliere Piccinato. Ho già. No, io non sto associando queste due cose. Sto dicendo che questo tipo di intervento che vuole fare il Comune apre inevitabilmente anche al riconoscimento di questo tipo di matrimoni che all'estero sono legali, sono validi, e quindi evidentemente non si vede dal punto di vista giurisdizionale, dal punto di vista giuridico, una differenza del perché ai gay si è lecito mentre agli altri no. Scusate, consigliere Piccinato. Parlate di riconoscimento. Consigliere Piccinato, ti è un attimo sull'argomento. Grazie, Presidente. Io dico che si aumenta la burocrazia in questo senso, e quindi anche i costi che pagano i cittadini per avere personale, per avere stabili, eccetera, eccetera, corrente, computer, hard disk, su queste cose totalmente inutili e insensate in un momento del genere, che anzi ledono possibili diritti dei minori e altro. Quindi, allora, qui si pensa ai ruoli fiorite e non a far dare la possibilità di lavorare le persone, perché evidentemente continuando a tassare in questo sistema non si va da nessuna parte. C'è un piccolo evidentemente sforzo, ma non è mai abbastanza, soprattutto in un momento del genere. L'assessore scuote la testa perché lo sa assolutamente. No, ma da questo punto di vista lo dico onestamente, sarebbe difficile, noi faremo scelte diverse, ma sarebbe difficile al pari per noi farlo. Quindi riconosco in questo senso almeno un po' di buon senso verso questo tipo di apertura, e anzi ringrazio per quel poco che si riesce a fare. Chiaro, noi vorremmo poter fare di più e probabilmente faremo di più, ma evidentemente tocca a voi e quindi è giusto che facciate voi. Non si fa abbastanza neanche dal punto di vista dell'illuminazione, ci sono problemi di sicurezza in diverse zone della città, e quindi sì, il risparmio, ma forse bisogna anche trovare dei metodi per riarmonizzare anche da quel punto di vista. Ci sono stati tanti colpi in diverse città dal punto di vista dei furti e i cittadini sono spaventati. Avrei voluto un maggiore interesse anche in questo, e invece no, non mi è parso. Le strade sono anche quelle disastrate, ne abbiamo già parlato, è già stato detto, non ripeto, anche lì non è una priorità, e quindi per voi evidentemente le priorità sono altre. Sugli immigrati non ne parlo, sapete benissimo com'è la situazione. Quindi la cultura continua a essere non efficiente dal punto di vista economico,
benissimo Pordenone legge, per quanto riguarda il resto meno, ecco. Allora forse il bilancio è salvo, magari i cittadini meno, i numeri tornano, però ci si barcamena un po' tra le varie postille e si riesce a far quadrare il bilancio, però non ha respiro, non ha futuro questo tipo di piano, che se avete un piano, insomma, spero di sì per voi, ma non traspare, ecco, un rinnovamento che il sindaco aveva auspicato. Questo è sicuro, questo è lampante. È chiaro che la situazione sarà ancora peggiore prossimamente, perché tutti i dati economici in mio possesso, ma credo di dominio pubblico, affermano che la situazione andrà a peggiorare a tutti i livelli. Si avrà una disoccupazione maggiore, un'occupazione minore e più problemi di povertà, eccetera, eccetera. Grazie a questa Europa e a questo euro, la Grecia, che è alle porte, attaccata a noi, ha ormai due persone su tre povere o poverissime, che non hanno più un'occupazione o non riescono neanche lavorando a mantenere la propria persona, nemmeno più la propria famiglia. Ecco che mi dispiace vedere in questi giorni il dibattito, che riguarda anche la nostra città, perché è inerente anche a questo, sull'articolo 18. C'è chi, come noi, che vuole uscire da questo euro che sta massacrando l'economia e svalutare la moneta, e chi invece, come qualcuno dall'altra parte, che vuole svalutare il lavoro anche cancellando l'articolo 18 e in questo senso andando a togliere i diritti ai lavoratori per renderli sempre più schiavi. Ora, io credo che anche da questo punto di vista una città come la nostra dovrebbe alzare la testa e dire: torniamo ad investire, torniamo ad avere la capacità di produrre, di rilanciare le attività, di riappropriarci di tutto quello che può rilanciare questo territorio, invece di andare continuamente a tagliarlo. E in questo mi inserisco anche nel discorso sulla fusione dei comuni, sull'unione, sulla città dei 100.000 abitanti. Un taglio che dobbiamo fare alla nostra identità, alla nostra capacità produttiva, alla nostra capacità storica, in favore di chi? In favore di altri territori, perché poi inevitabilmente il governo centrale viene qui, preleva i soldi che noi tagliamo e se li pappa qualcun altro alla nostra faccia. Quindi perdiamo tutto e facciamo pure la figura degli scemi. Io credo che invece sia da tutelare tutto questo. Scusi, scusate consiglieri, c'è una sala consiglieri lì per i colloqui fuori sala. Grazie. Grazie, grazie. Prosegua, consigliere. Grazie, Presidente. Io credo che la scelta migliore sia quella di ottimizzare, senza per questo tagliare, ma quello che viene ottimizzato, spenderlo per investimenti che portino incassi al Comune in un breve futuro. Quindi in questo senso bisogna avere più coraggio, bisogna avere più fantasia, cosa che assolutamente da questo sindaco mi sarei aspettato, e ripeto, invece è la prima cosa che manca, se non le trovate di cui prima, mi sarei aspettato di più, ecco. E continua questa nebbia totale sulla navigazione, e ci dimostra Pordenone un territorio che continua ad abbassare la testa, piegandosi ai poteri al di sopra, regalando soldi a Roma per qualsiasi cosa, neanche dovuti, tra l'altro. Per cui questo bilancio ha qualche aspetto positivo, ma sicuramente non abbastanza. Grazie. Grazie consigliere Piccinato. Sono esauriti i secondi interventi. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto sul... Ah sì, scusa, una replica. Sì. Una replica. Diamo intervento all'amministrazione. Sì, grazie Presidente. Dopo mi hanno chiesto di intervenire anche qualche collega assessore, eventualmente gli do la parola alla fine. Faccio un breve scorso, cerco di essere molto rapido anche. Consigliere Loperfido, sì, è vero, ogni tanto siamo in ritardo con i lavori pubblici perché i cantieri hanno degli imprevisti, ogni tanto siamo in anticipo.
Aver promosso il Pordenone a maggio e avergli preparato il campo a settembre è stata una bella operazione, velocissima, insomma. Aver preso il contributo per Cinema Zero a gennaio e aver aperto la sala a settembre è stato... ogni tanto ci va meglio, ogni tanto... Lei ovviamente, che è all'opposizione, cita le cose che sono andate male, io avrei il dovere anche di citare ovviamente quelle che sono andate un po' meglio. Consigliere Passoni, è vero, bisognerebbe intervenire anche con i tributi sulla questione dei negozi sfitti. E ci stiamo pensando, un ragionamento che abbiamo fatto e si può fare sia sull'IMU, sia sulla TASI, sia su tutto, insomma. Il problema è vero che ci sono due situazioni differenti e tante volte difficile da coniugare in un regolamento. C'è una situazione nel centro della città, nel salotto buono della città, dove gli affitti sono alti, e quindi lì penalizzare perché si abbassino sarebbe una cosa virtuosa e positiva. Però, d'altro canto, tutto questo va in contrasto col penalizzare magari in periferia, dove ci sono dei piccoli proprietari che hanno dei negozi che non riescono a locare e che lo fanno veramente per un affitto molto basso. Quindi bisogna tenere in piedi le due situazioni in un unico regolamento. Se ce la facciamo, sicuramente va in quella direzione l'ipotesi che vorremmo della nuova tassazione. Allora, imposta unica comunale, consigliere Cabibbo, bisognerebbe che le tasse fossero poche nel numero, stabili, che non cambiassero ogni anno e quindi diventassero una ricorrenza, una cosa di cui ci si ricorda. Noi dovremmo chiedere il meno possibile, quindi farle più basse possibile, e dovrò essere anche trasparenti, cosa che per esempio sulla TASI che si sta attuando in tutta Italia non mi pare. Ci sono una serie di complicazioni che rendono la TASI non uno strumento trasparente, ma assolutamente una... Io non so come faranno questi stessi comuni che oggi fanno regolamenti così articolati il prossimo anno a mandare le bollettine a casa, perché è un compito che ci dobbiamo assumere. Allora, se le tassazioni sono semplici, si può fare anche la fatturazione da qua. Dopo vedremo invece chi ha fatto tutte queste articolazioni come se la cava, perché alla fine poi i nodi vengono al pettine. Che l'opposizione ci dica si può fare di più è una cosa legittima, insomma, non è che noi... Cioè, l'accettiamo anche in maniera benevola e come stimolo, insomma. È chiaro che si può fare di più. È chiaro che quando noi pensiamo a questa macchina comunale, pensiamo che stiamo vivendo un momento molto critico, quindi dobbiamo fare tagli a tutti i costi, ma dobbiamo contemporaneamente mantenere la testa alta per cercare di carpire ogni piccolo segnale. Quindi non deprimere significa razionalizzare, che è una cosa diversa, creare sinergie. È una cosa che su questa cosa si agisce anche dal punto di vista culturale, non è un'operazione molto semplice. È chiaro che bisogna assolutamente farlo. Più si risparmia nel modo in cui vedevamo i servizi fino all'altro giorno, più si hanno energie per intervenire dove la situazione è critica e dove magari anche voi avete indicato situazioni dove si potrebbe intervenire, dare qualcosa in più. Sul commercio qualcosa abbiamo fatto, insomma, perché 250.000 euro sulla tassa rifiuti li abbiamo messi. Ridurre l'entrata dei parcheggi il sabato l'abbiamo fatto. I 500.000 euro sugli alpini li abbiamo messi. I 100.000 euro su Pordenone Legge tra lavori li abbiamo fatti. Cioè, sicuramente anche lì bisogna fare di più per combattere questa crisi, sono d'accordo con voi. Però credo che il Comune nel 2014 qualche parte l'ha fatta in maniera positiva. Si può fare di più. Io devo tenere presente anche di una cosa. Noi abbiamo chiuso il bilancio a marzo. Ci sono stati comuni e anche capoluoghi di provincia che hanno aspettato l'assestamento di bilancio per chiudere il loro bilancio, il che significa che sono andati ad agosto. È un titolo di merito questo qua, ce lo teniamo. Io ho ringraziato i dipendenti per questo sforzo che hanno fatto. E l'obiettivo del prossimo anno è anticipare ancora di più. Anticipare a dicembre, io l'ho dichiarato perché proprio mi serve anche da stimolo, nel senso devo partire, domani mattina devo partire, cioè già il 27 era il termine ultimo perché i colleghi mi presentassero le entrate per il prossimo anno, perché bisogna cominciare a ragionare da quelle.
magari se non arrivo a dicembre, arriverò a gennaio, me ne assumerò le colpe, ma l'importante è avere anche la forza di rischiare, di provarci, insomma, fino in fondo, perché proprio in questo momento bisogna anche rischiare qualcosa. Ci mancano le visioni. Razionalizzare è un po' difficile. Noi abbiamo pensato con questo assestamento a mettere da parte qualcosa per ridurre il carico fiscale, però stiamo pensando anche ai servizi a domanda individuale sui quali la fiscalità generale interviene in maniera pesante, massiccia. Il fatto di cercare di unificare due case di riposo significa questo, provare a razionalizzare questi costi, provare a spendere meno, fare quello che abbiamo sempre fatto e provare a farlo in maniera diversa. Un po' di fantasia ce l'abbiamo, un po' di fantasia aiutateci ad averla e proviamo ad andare avanti in questo senso. Vediamo se ho ancora altri appunti. No, mi pare di aver risposto un po' a tutti. C'era, credo, l'assessore Zille che voleva dire qualcosa, in particolare sul parcheggio di via Oberla, no? Rispondo al consigliere Lo Perfido, che ovviamente credo che, ma colgo l'occasione perché immagino tutti i consiglieri che vivono la città lo sanno, ma evidentemente c'è bisogno di ripeterlo. Sì, il parcheggio via Oberdan è aperto e quindi confermo quello che le ho scritto. È aperto chiaramente da via Selvatico, c'è tutto il piano superiore più tutti gli ultimi parcheggi del Don Bosco, sono 300 posti auto che di notte possono essere disponibili, che non vengono tutti utilizzati, che sono più che sufficienti, e sotto non viene aperto perché abbiamo le biciclette, che sono le biciclette che mette a disposizione GSM, che sono biciclette non strutturate come quelle del bike sharing e che quindi la parte, quella che dà da via Oberdan, come lei sa e come lo sanno anche i consiglieri, è chiusa. Come? Sì. Sì. Sono tutti gli abbonamenti. Tutti gli abbonamenti. Sono tutti gli abbonamenti. Ma era riferito chiaramente agli abbonamenti. Ecco. E spazi ce n'è disponibile anche per accogliere ulteriori abbonamenti. Questo per dirle, ecco. Per quanto riguarda l'autostazione, sono ormai da più mesi che c'è la bozza sia del piano finanziario ed anche il regolamento fatta. Solamente devo dire, voglio essere preciso, che uno dei dati fondamentali sulla quale si basa un piano finanziario è il numero di passaggi degli autobus, che speriamo che sia definitivo, la provincia ci ha dato il 16 settembre, quell'altra settimana. Abbiamo in previsione altri incontri, spero che quell'ultimo dato ce lo confermi e come tale possiamo fare e chiudere una volta per tutte anche tutto ciò che riguarda sia il piano finanziario, che ce lo deve approvare la provincia, che il regolamento. Grazie assessore Zille. Parola al sindaco. Se io vorrei concentrare l'attenzione sull'ordine del giorno che è stato presentato dal consigliere dal MAS, e non solo da lui, cioè un numero di firme. Allora, lo spunto, ci sono due momenti in questo ordine del giorno. Quello relativo all'Unione dei Comuni, cioè c'è un forte richiamo a questo fronte su cui dobbiamo lavorare, e poi quello del ridurre la pressione fiscale. Il testo non è che porti a due punti nell'impegno, però alla fine percorre esattamente in modo forte questi temi. Allora, vorrei chiarire
Anzitutto la parte del conurbamento, chiamiamolo come diavolo vogliamo, chiamiamolo città, la grande città. Noi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, la riforma anche degli enti locali l'andremo ad affrontare a livello regionale. Voglio dire, quello della provincia deve avere come completamento quello anche della riforma degli enti locali. E non è un caso che già questa settimana è stata chiamata la prima commissione del CAL proprio per discutere di nuovo questa bozza modificata. È uno degli snodi questo che dovremo affrontare. È evidente che appoggerà e ci aiuterà in quello che era, credo, penso l'abbiamo accettato tutti, lo condividiamo, l'idea di allargare la città e di avere questa città più grande. Ecco, ma proprio perché credo che tutti siamo, proprio come spirito della città, anche particolarmente realistici, il fronte di mettere insieme i servizi, non siamo certi stati ad aspettare che ci fosse passata la riforma degli enti locali. Lo devo sottolineare questo, perché sicuramente è un nostro difetto quello di non sottolineare anche questi micro passaggi che a volte vengono fatti. Ammetto anche che Primo Perosa, il nuovo segretario, ha portato ad un'accelerazione di questo fronte, perché è visto all'interno soprattutto della nostra città grande, no? Come un punto di riferimento comunque da un punto di vista gestionale e operativo. Per cui il contatto agevolato che Primo Perosa ha determinato ha fatto sì che ci fosse un'accelerazione anche dei contatti veri di condivisione di uffici, di competenze, sempre con uno spirito di fondo però, che la somma di uno più uno non facesse due. Voglio sottolinearlo bene questo, non è una questione di personale, è una questione proprio di efficienza del servizio che deve essere valutata nei vari servizi, nelle varie tematiche che si affrontano globalmente, quindi che vedono la ricerca del vantaggio veramente nell'efficienza complessiva che ci si porta a casa, la velocità, la competenza, anche aspetti qualitativi, ma che in questo momento ve lo posso garantire e sottolineare, è uno degli aspetti più cercati proprio dai comuni che ci stanno vicino, e non solo. Perché? Perché a volte la mancanza di questa competenza specifica, nei piccoli comuni è sempre più difficile averla, determina di fatto un rallentamento delle attività molto maggiore di quanto uno si possa immaginare. Quindi questo fronte, è per sottolinearlo, è qualcosa che ci è caro e che non dico che settimanalmente ci veda affrontare delle discussioni non solo con i comuni, chiamiamolo del nostro ambito per capirci bene, ma anche fuori, ma che ci vede anche particolarmente attivi, cercando di cogliere quindi in anticipo tutte le occasioni che poi, quando la riforma degli enti locali ci darà la possibilità di avere anche una normativa o delle possibilità più robuste da utilizzare, utilizzeremo sicuramente. Questo è il concetto che il sol magna le ore, insomma. Non vogliamo che il tempo passi attendendo, perché se ci sono delle occasioni da utilizzare oggi, noi lo vogliamo fare. Ci sono dei fronti molto chiari su cui siamo chiamati a rispondere, che sono gli aspetti più tecnici del nostro operato, su quelli noi sicuramente siamo disponibili e tutte queste iniziative le abbiamo fatte partire. Sul fronte della diminuire la pressione fiscale. Ecco, io rispetto a quanto viene detto nel documento, io penso, ma penso che fosse anche la vostra intenzione questa, che non si parla certo di vedere un grande lavoro di tutti col coinvolgimento degli stakeholders solo sulla pressione fiscale immobiliare. Penso che l'istanza sia più grande, insomma, questo è uno dei fronti proprio per quella efficienza di cui parlavo prima, su cui noi ci stiamo cercando faticosamente, anche
portandosi a casa piccole cifre, ma costantemente, proprio per arrivare, dal punto di vista dei risparmi complessivi, a riflettere questi risparmi nella diminuzione della pressione fiscale. Insomma, voglio dire che io credo che sia un compito che noi abbiamo sempre avuto ben presente e cerchiamo pazientemente di affrontare quotidianamente, ma non per questo il suggerimento, il fatto di quello che viene detto qui non lo accettiamo, è un rafforzamento di quello che è la politica che noi cerchiamo già di fare. Aggiungerei che manca, a mio avviso, ogni tanto la parola equità, nel senso che immagino che quando voi alludiate alla pressione fiscale e la diminuzione della pressione fiscale lo vediate sempre in un contesto di equità, perché questo sì che è una delle cose a cui noi teniamo particolarmente. Ecco, quindi se alla fine condividiamo molte delle cose che sono qui dentro, adesso possiamo qui cominciare una disquisizione a volte quasi semantica, la mia richiesta è che voi trasformiate questo testo in una raccomandazione, perché dal nostro punto di vista è sicuramente un nostro stimolo, diventa comunque indirettamente, se avete sentito le mie dichiarazioni, un impegno da parte di questa amministrazione. Sappiamo benissimo che il bilancio del 2015 sarà impegnativo e che quindi ci vorrà una fortissima collaborazione trasversale di tutti, lo sappiamo questo, ne siamo perfettamente consci. Quindi l'invito è, avendo letto, avendo approfondito, ne terremo sicuramente conto, trasformatela in raccomandazione. Grazie. Grazie al signor Sindaco. I presentatori dell'ordine del giorno accettano la soluzione che ha esposto il Sindaco? Guardi, non intendo ripetere le cose che ho già detto, che abbiamo detto. Il coraggio ci vuole, ci vuole. Io ho usato il termine immobiliare perché la fiscalità immobiliare connota la forza, non so se sia giusto dirlo, impositiva dell'amministrazione comunale. Sull'equità sono d'accordo, siamo tutti d'accordo, siamo tutti per l'equità, ma non, essendo un po' sguarnita di forze questa serata la minoranza, non è che vado a fare prove di resistenza su questo, né voglio intestarmi o fare intestare il mio gruppo delle cose, anche come dire, delle sconfitte, come dire, ma noi vi abbiamo chiesto la riduzione della pressione, voi non l'avete voluto, avete rigettato, avremmo potuto fare questo, non lo facciamo. Credo però che ci sia una questione di fondo di questo bilancio, per questa ragione noi abbiamo proposto questo ordine del giorno che è collegato funzionalmente all'oggetto della variazione, cioè il bilancio. Sul bilancio di previsione che abbiamo votato a marzo, l'elemento di novità era le tasse e il passaggio ICI-IMU, no? Sostanzialmente, e l'introduzione della TASI. E in parte fallita rispetto alle previsioni, perché abbiamo una differenza di gettito negativo, forse perché i cittadini non lo sapevano, ha detto lei in commissione, forse perché non ce la facevano pagare, aggiungo io, e forse perché noi vorremmo, proprio per l'equità alla quale il signor Sindaco lei prima faceva riferimento, che ci fosse un indirizzo preciso dell'amministrazione. Lo misureremo nelle prossime variazioni di bilancio, nel prossimo bilancio di previsione, diceva Pedicini. E qui non si tratta di destra e sinistra, si tratta del fatto che queste sono categorie vecchie del passato, dell'ideologia finita dall'89, non c'è più niente né di destra né di sinistra. Magari ci fosse. Purtroppo siamo in un ribaltamento di mezzi affini, siamo in un mondo globale
e questo ci rende impauriti, perché non abbiamo più le categorie rispetto alle quali abbiamo visto e giudicato la storia e gli eventi che ci sono passati davanti. Per questo la crisi fa paura, perché non c'è una fiducia immediata su questo. Quindi noi vorremmo darvi fiducia, ma voi dovete creare anche le condizioni affinché questo sforzo ci sia, che non riusciamo a vedere. Ecco, chiudo, assessore Mazzer, quindi evidentemente il mio gruppo, mi siamo consultato anche con gli altri presentatori, noi accogliamo l'invito ad accogliere come raccomandazione. Però assessore Mazzer, vede, se lei non disponesse 850.000 euro nel bilancio, in questa variazione di bilancio, alla questione del differenziale sostanzialmente ICU, che cosa succede? Che cosa succederebbe? Cosa succederebbe? Glielo dico io. Lei lo sa bene cosa succede. Succede che lo Stato, che ha rivisto le stime al ribasso sull'ICI e che quindi cercherà in tutti i modi di andare a prendere più soldi possibili dall'amministrazione locale, oltre a quelli che gli arrivano direttamente, ha una norma che gli permette di mettere le mani direttamente sulle famose compartecipazioni sulle tasse della regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, signori, è questo il punto. Allora lei prudenzialmente dice: mettiamo questi soldi, la manovra da questo punto di vista è corretta da questo punto di vista, ma non è una manovra che ha un respiro strutturale. Forse non poteva farlo con 2 milioni di euro, ma potrebbe pensare di farlo. Ecco qui l'invito forte che gli facciamo: provare a pensarlo in vista del prossimo bilancio di previsione. Qui non si tratta di prendere soldi e accantonarli per ridurre la spesa o ridurre il debito. Qui si tratta di accantonare soldi per darli allo Stato in virtù di quella che sarà l'applicazione della norma. È una cosa un po' diversa. Così come non si riflette sufficientemente su una questione, prima ho sentito qualcuno, al mio intervento vale anche come dichiarazione di voto, che ha detto: il sociale non l'abbiamo tagliato. Ci mancherebbe altro che aveste tagliato il sociale. Ci mancherebbe altro. Qui le risorse sul sociale sono andate crescendo in tutte le amministrazioni. Voi non avete un'esatta cognizione di come funziona il sistema della distribuzione delle risorse in questa regione. Questo è il tema. Per cui non si può dire che c'è stata una riduzione o un taglio, quando in questa regione, in questa città, in questo sistema delle autonomie, il grado di trasferimenti agli enti locali è stato sostanzialmente, ha visto poca riduzione rispetto a quanto accaduto nelle altre realtà con termini, penso al Veneto, penso alla regione statuto ordinario. Questo è il dato, per cui la vostra è una manovra che non ha nessun respiro. O cambiate indirizzo, lo fate in fretta, e pensate a come si possono ridurre le tasse per i commercianti, per la gente che non arriva a fine mese, per i pensionati. La TASI può essere portata anche a eliminazione. Non mi dica che lei non trova 2 milioni di euro per ridurre la TASI fino all'eliminazione del 50% il prossimo anno. Questo è quello che chiediamo. Siamo qui disponibili a collaborare e faremo quanto necessario perché la riduzione della pressione fiscale avvenga anche con un voto positivo da parte nostra. Questo è il tema. Quindi abbiamo accolto con raccomandazione, qui chiudo, il voto su questa manovra sarà un voto di disagio, non si può dire, non c'è un tertium non datur, o a favore o contro o astensione. Qui, siccome il più benevolo consigliere Cabibbo mi suggerisce l'astensione, ed essendo io delegato da Giannelli, delegata potest non potest delegari, il mio collega di partito vuole l'astensione, io darò una astensione che non è benevola, è malevola nei vostri confronti. Grazie consigliere Dalmas. Allora, l'ordine del giorno
viene trasformato dai presentatori come raccomandazione, fatto proprio dall'amministrazione comunale, per cui viene tolto dalla votazione e fa parte integrante della delibera. Dichiarazione di voto? Consigliere Piccinato. Io, per quanto ho già espresso prima, nonostante ci siano stati dei passi avanti che ho già riconosciuto, comunque voterò in maniera contraria per quanto già elencato. Grazie. Grazie, consigliere Piccinato, per dichiarazione del consigliere Manzon. Grazie, Presidente. Colgo l'occasione, ecco, l'espressione un po' faccetta del consigliere Dalmas era sostitutiva, penso, anche del collega Giannelli, che di solito ci ha abituato a queste forme di uscita, però il ragionamento da fare in merito poi alla tassazione, noi dobbiamo ricordare anche che siamo un paese che sta facendo uno sforzo, in realtà è da molto tempo che facciamo sforzi, ecco, siamo in una situazione che richiede sempre correzioni, variazioni, ecco. Però in ogni caso anche quando a livello centrale si decide, faccio l'esempio della TASI, che la tassazione minima deve essere pari all'1%, significa anche che si vuole introdurre un elemento di perequazione a livello nazionale. E lo sforzo che fa l'amministrazione comunale, quella di andare a toccare il livello minimo, avvicinarsi al livello minimo, è lo sforzo di adattamento al tipo di territorio che abbiamo davanti, ed è importante che faccia lo sforzo di avvicinamento, però non può andare sotto certi livelli, io immagino, perché a livello nazionale noi vogliamo far sì che lo sforzo sia minimo, però compatibilmente con le esigenze anche di un'amministrazione. Questo ragionamento per dire cosa? Per dire che intanto ci troviamo a discutere la salvaguardia degli equilibri, ecco, quindi non siamo in fase di progettazione di bilancio, non è bilancio di previsione dove, ecco, in qualche maniera dovremmo far uscire tutte le buone idee che abbiamo per la città, siamo in una fase di correzione, di attenzione per quello che è livello assestato. Dunque, secondo il nostro parere, quello che è stato l'intervento dell'amministrazione è soprattutto rivolto a far sì che da quella che è l'imposizione nazionale si riesca ad adattare il tutto a un territorio che è in sofferenza. Ecco, all'inizio di questa crisi immaginavamo che resistesse meglio il nostro territorio, in realtà non è stato così, in questo momento ci troviamo in un territorio che soffre più forse di altri, però proprio per questo il grande sforzo dell'amministrazione in questo momento è quello di adattare l'imposizione fiscale o tributaria in modo da cercare di capire quali sono le attenzioni del territorio. Allora, lo sforzo che è stato fatto è stato uno sforzo opportuno, ci ha portato a far sì anche che l'attenzione fosse rivolta ad esempio alle categorie che si sono trovate più in sofferenza con la TARI, no? L'attenzione che abbiamo dedicato lo scorso anno e che continuiamo a dedicare cercando di mantenere basso livello di tassazione nonostante i salti richiesti a livello nazionale sarebbero stati veramente considerevoli, ecco, è uno sforzo attento. Abbiamo fatto anche tutta l'attenzione per cercare di attenuare quella che sarà la pressione fiscale il prossimo anno, anche questo è un'attenzione il più possibile particolare nel nostro territorio. Tutta una serie di scelte sono state rivolte a far sì che quello che sembra poi l'orso, ecco, che grava sulle tue tasche, cioè l'amministrazione comunale che è l'ultima interfaccia col cittadino, cercasse, non potendo intervenire direttamente sulla tassazione globale, cercare di migliorare l'attenuazione, ecco, dell'imposizione e cercasse di rendere poi l'imposizione accettabile per quello che è stato possibile. Dunque ha giocato un ruolo, ecco, di interfaccia che ha cercato di essere morbida. Abbiamo giocato in difesa perché con queste risorse non si può fare altro, e quindi ha fatto un buon lavoro di fondo. Ricordiamo appunto, ripeto, di essere in mezzo all'anno finanziario, in mezzo all'anno economico, quindi siamo in una fase di correzione. Abbiamo fatto tesoro di quello che ci è stato dedicato dal livello regionale, abbiamo cercato di ottimizzarlo per il nostro territorio. Ricordo, insomma, ecco, dato che si discuteva di destra e di sinistra, ricordo lo sforzo che è stato fatto e che è stato un po' ripreso parzialmente, parte delle risorse
che è un'amministrazione prevalentemente attenta alla parte culturale, ha ridotto a suo tempo perché non ce n'era, ecco, da distribuire, e in questo momento si è ricreduta, ha visto che ci sono un po' di risorse per investire, ha fatto un lavoro attento per la nostra città. La nostra città ha bisogno, è diventata una fucina, ecco, di produzione culturale, bene che lo ricordiamo, nel piccolo, ecco, c'è stata un'attenzione ulteriore, quindi un qualcosa di ipoteticamente di sinistra l'abbiamo fatto, ecco, se si può dire così. Ecco, concludo ragionando, no? Uno sforzetto, ecco, l'abbiamo fatto. No, perché appunto su questa, cioè, è corretto, si discuteva prima con il collega Pedicini, è corretto pensare che siamo in un momento in cui le attenzioni particolari sono per un intero paese che deve essere risistemato, però non possiamo dimenticarci che alcune differenze esistono ancora, ecco, siamo attenti un po' a tutta questa parte, ci sono modi diversi di intendere ed è giusto che in qualche momento vengano fuori. Ecco, ricordo che anche, dato che ne abbiamo parlato all'inizio, di riforma sanitaria, ricordo anche che tante volte i sacrifici, le attenzioni che noi facciamo nel programmare le prossime strutture sanitarie sono anche attente a questo. Sappiamo che andiamo incontro a un ridimensionamento, a un'attenzione particolare a quello che è la spesa sanitaria, quindi tutte le forme che ci permettono di essere attenti al territorio ma di produrre degli effetti di cambiamento in prospettiva sono quelle che vanno bene poi a tutti. Ringrazio. Naturalmente il voto sarà a favore, ecco, della richiesta poi della delibera. Grazie al consigliere Manzon, la parola al consigliere Del Ben. Grazie. Questo è stato una discussione abbastanza interessante in consiglio comunale e abbiamo parlato di un 2 milioni, più o meno un 2% della consistenza del bilancio e poi che fa parte del programma, e quindi questo non lo cambia in maniera sostanziale. C'era stata un'impostazione, tutto ciò che viene fatto era grosso modo mantenendo quell'impostazione, quindi non si può cambiare idea per questo 2% rispetto al 100%, però il dibattito è stato molto importante e da più parti si sono un po', per dire, mandati messaggi di dire, se mi aggancio all'ultima cosa che ha detto il signor sindaco, il 2015 sarà impegnativo, però con un impegno trasversale potremo cercare di affrontarlo nel modo migliore. Da altri banchi ho sentito dire che noi siamo disponibili a dare proposte di miglioramento della progettualità programmatica di bilancio, se potessimo magari portare questi contributi quando si discute della formazione di bilancio, non quasi a una ratifica di una delibera che lo ha consolidato. E allora, se da più parti si è sentito questa disponibilità a parlare, magari in commissione, magari sulle linee generali, magari a novembre-dicembre, visto che l'assessore Mazzer ha detto proviamo almeno a fare uno schema per dicembre, diciamo che l'auspicio di un maggior coinvolgimento coinvolge anche noi, e come posizione che assumiamo è quello che ci asteniamo dal giudizio sul complessivo, cioè non abbiamo parere, ma abbiamo un parere che in qualche modo auspica coinvolgimento e dichiara coinvolgimento, e questo potrebbe essere il significato del nostro voto di astensione. Sul piano tecnico l'assessore ha fatto un buon lavoro, è riuscito a fare da riferimento per il lavoro dei funzionari, e se dovessimo solo fare quel voto fra parentesi di come è stato impostato e gestito, diciamo che l'assessorato al bilancio avrebbe l'approvazione per l'impegno, per il tentativo, per il parlare, per l'equilibrio col quale l'ha utilizzato. Quindi questo anche è un ulteriore messaggio positivo, foriero di quella possibilità di usare strumenti del Consiglio per poter dare a tutti quanti un contributo migliore
alla vita della nostra città, che proprio nelle situazioni di crisi ha più bisogno di essere insieme piuttosto che di dividere. Ringrazio il consigliere Del Ben, non trovo più nessuno. Ah no, consigliere Lo Perfido, la dichiarazione di voto. Secondo intervento. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Guardi, rapidamente, per quanto riguarda la questione che mi ha citato lei, Assessore, non mi sembra che sia stato propriamente così, o forse sì, ma perché magari il Comune di Pordenone ha chiesto di rivedere i dati riguardanti i passaggi e sono stati richiesti anche di valutare l'urbano e l'extraurbano e quindi si è arrivato a 180.000 passaggi. Comunque il piano il Comune di Pordenone avrebbe già potuto comunicarlo, elaborarlo e comunicarlo. Evidentemente c'è qualcos'altro che blocca e mi sembra di capire che sia un discorso legato all'interpretazione del pedaggio, sulla quale le posizioni non sembrano trovare un punto in comune. Ma tra un po' la provincia probabilmente ce l'avrà il centro-sinistra grazie a un'ottima dimostrazione di quella che è la concezione democratica che ha saputo organizzare sul territorio la Presidente Serracchiani e il suo fido scudiero Panontin, e quindi probabilmente deciderete quello che vorrete del pedaggio dell'autostazione. Detto questo, vede, nel momento in cui qualcuno sottolinea che qualcosa di sinistra è stato fatto, è ovvio che non potremo votare a favore, perché a differenza di qualcun altro io penso che ci siano ancora concezioni diverse di intraprendere un'attività politica, di guidare un'amministrazione, e questa volta abbiamo detto vi concediamo tutte le attenuanti del caso, noi abbiamo chiesto di fare le nozze con i fichi secchi, vi abbiamo detto guardate, cerchiamo di avere i piedi per terra, però quantomeno i soldi vengono gestiti bene. E in questi anni le nostre critiche sono state rivolte su contenziosi legali sui quali abbiamo speso tanti soldi e ci abbiamo rimesso, su opere che ci hanno portato un incremento dei costi delle spese. Ultimo fra tutti, notizia di questa mattina per la quale ringrazio la stampa di aver messo l'attenzione, sulla quale farò un'interrogazione, mi chiedo come sia possibile, sempre per l'autostazione, fare in modo che si comprino 198 portabiciclette, salvo poi accorgersene che queste, la metà, devono essere modificate perché non sono adeguate. Allora, se questa notizia è vera, e non ho motivi di dubitare di questa notizia, allora io mi chiedo come sia possibile che avvenga una cosa simile. Nel momento in cui si deve fare attenzione alle risorse, si deve sapere in anticipo cosa si andrà a fare, quanti soldi c'è bisogno c'è necessità per l'investimento da effettuare, e non è possibile che una volta effettuato l'acquisto ci si accorge che forse non era quello di cui avevamo bisogno, che forse abbiamo investito male delle risorse. Ripeto, farò un'interrogazione per verificare se questo è vero. Se fosse vero, questo è l'emblema di quello che non deve succedere in questo momento, perché i soldi sono pochi e bisogna gestirli bene. Quindi non può essere che il gruppo di PDL, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale possa sostenere questo modo di affrontare le spese in questo momento di difficoltà. Nel momento in cui si danno delle note, dei consigli, confidiamo che prima o poi queste entrino nell'ottica dell'amministrare bene il Comune in un momento di difficoltà. Per il momento continuerà a esserci un voto negativo da parte nostra. Grazie. Grazie consigliere Lo Perfido, la parola al consigliere Bianchini. Grazie Presidente. Sindaco, Assessori, noi ovviamente voteremo a favore di questo bilancio per le molte cose che sono state dette dai miei colleghi, ma mi premeva anche sottolineare uno dei motivi fondamentali, e cioè quello di proprio che ricordava il consigliere Gabibbo, cioè il ruolo della città. È proprio per questo che noi votiamo a favore di questo bilancio, perché il ruolo che questa città deve avere, secondo noi ormai da tempo già detto, all'interno del territorio dei 100.000, deve partire da un territorio solido.
e cioè da, una, da un tessuto sociale pordenonese in questo caso, stabile, solido, ed è quello che questo bilancio, che questo equilibrio di bilancio, ma in realtà tutte le altre volte ci siamo trovati a discutere del bilancio, l'assessore insieme agli uffici, quindi l'amministrazione, hanno portato a questo, a una stabilità del nostro tessuto sociale. In specifico oggi siamo a vedere che la Tari ha avuto una riduzione, no? Del 10%, e in alcuni casi grazie alla scelta fatta da questa amministrazione, da questa maggioranza, arriva fino al 44% se si va a ragionare sul fondo di solidarietà, così chiamato da noi, no? Proprio per andare a incidere, ad aiutare il commercio in molte situazioni. Se poi andiamo a vedere che tutto questo riusciamo anche a mantenere, come diceva prima anche il collega Franchin, gli stessi servizi, stessa qualità dei servizi, questa è la stabilità di un territorio. E aggiungiamo che, come lei ha chiamato prima giustamente, Assessor Mazza, il volontariato sociale, sportivo e culturale, in questo, questa delibera viene giustamente risollevato dopo la precedente volta che abbiamo dovuto in qualche modo fermarci. Credo che l'obiettivo sia centrato, e cioè, ripeto, stabilità, e poi da qui partiamo per rilanciare assieme ai 100.000 il ruolo della città. Grazie. Grazie, consigliere Bianchini. Non avendo più nessuno scritto per dichiarazione di voto, dichiaro chiusa la dichiarazione di voto e comunico di dare avvio alla procedura di votazione. Pongo ora in votazione le proposte di deliberazione, iniziando dalla proposta avente per oggetto la numero 34, verifica degli equilibri contestuale, variazione di bilancio e aggiornamento dei documenti di programmazione. Dichiaro aperte le operazioni di voto. No, separata. Chiudiamo l'operazione di voto. Risultato, presenti 35, votanti 35, maggioranza 18, favorevoli 22, contrari 4, astenuti 9. La delibera viene approvata. Dichiaro approvata la delibera numero 34, pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. L'esito della votazione è il seguente. Presenti 35, votanti 35, maggioranza 21, favorevoli 22, contrari 4, astenuti 9. Immediata eseguibilità è approvata. Andiamo adesso alla votazione della delibera numero 35 con l'argomento verifica dello stato di attuazione dei programmi 2014, articolo 193, testo unico, articolo 45 del regolamento di contabilità. Apro la votazione. Come no? Chiudiamo la votazione. Ci siete? Chiusa la votazione, diamo i risultati. Presenti 35, votanti 35, maggioranza 18, favorevoli 23, contrari 6, astenuti 6. La delibera numero 35 viene approvata. Si passa all'immediata eseguibilità. Apriamo le operazioni di voto, grazie. Adesso sì. Bene, chiudiamo le operazioni di voto. Risultato, sono presenti 35, votanti 35,
maggioranza 21, favorevoli 22, contrari 6 e astenuti 7. La immediata eseguibilità viene approvata. Grazie. Facciamo la delibera numero 36 per dare opportunità all'ente di operare ed è l'osservatorio anziani sul luogo di rappresentante. La parola all'assessore Romolo. Si tratta di una sostituzione dopo le dimissioni del consigliere Amarilli all'interno del tavolo, grazie, del tavolo per gli immigrati, degli anziani, deve essere surrogata la persona al posto del consigliere Amarilli e il consigliere è di competenza della minoranza, essendo un esponente della minoranza, per cui si procede alla votazione da parte del Consiglio della persona che andrà a essere, diventare componente dell'osservatorio del tavolo degli anziani. Segretario, le votazioni per lei? Sì. Nominale, bisognerà... Bisogna, o con scheda o per acclamazione, se c'è una condivisione. Sì, una persona sola, che è di competenza della minoranza. Se la minoranza fa il nome al nome già scelto e non ci sono problemi, possiamo farlo per acclamazione, anche se il regolamento prevede che bisognerebbe nominare la persona. Grazie Assessore. Allora, come ha detto l'Assessore, se c'è una proposta univoca, penso che possiamo fare anche per voto palese, no? Siete d'accordo? Bene. Parola al Consigliere Del Ben per la proposta. Grazie, dell'argomento abbiamo parlato ad ampie linee anche nella riunione dei capigruppo su questa indicazione che la dottoressa Amarilli, che ringraziamo ovviamente per il lavoro che ha fatto, rappresentante della minoranza, potesse essere surrogata da persona esperta nella situazione degli anziani con l'ottica di rappresentare non una ma la minoranza, quindi con una visione integrata, noi proponiamo il dottor Pietro Polli Charmé come rappresentante della minoranza in quell'osservatorio. Grazie consigliere. Sono altri interventi? Prego gli scrutatori di... perché la votazione... Ah no, già giusto, non ci sono. Pensavo a una volta. Lo perfido l'intervento. Grazie presidente. Assessore, guardi, colgo l'occasione perché mi è sfuggito prima al momento della dichiarazione di voto, visto che si è affrontato anche il discorso della sanità, ricordo le sue testuali parole per quanto riguarda la sanità pordenonese, faremo di tutto per evitare che il CRO diventi l'oncologia dell'ospedale di Pordenone. Questo vogliamo che sia una cosa che venga mantenuta come promessa da parte dell'amministrazione, faremo e vigileremo affinché questa amministrazione veramente mette in pratica quanto detto, perché il timore è legato anche a quello. Detto questo, ovviamente Assessore, sosteniamo la candidatura proposta. Grazie. Altri interventi? Chiudiamo il primo intervento, apriamo il secondo intervento. Dichiaro chiuso anche il secondo intervento. Passiamo a dichiarazione di voto. Dichiaro chiusa la dichiarazione di voto e invito a procedere alla designazione del consigliere di minoranza mediante votazione palese. Devi dire,
no? Sì, la il consigliere, aspetti perché nome, nome un po'. Dove la proposta? No, non è Sherman. Pietro, sì, Pietro Polli, Pier Alvise, Sherman. È aperta la votazione? Chiudiamo la votazione? Diamo i risultati? Sì. Diamo i risultati, 34 presenti, votanti 34, maggioranza 18, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 1. Votiamo adesso limitata eseguibilità. Sono aperte le operazioni di voto, grazie. Prima di dare la chiusura delle votazioni. Ah sì, il risultato, sì. Chiudo l'operazione di voto, grazie. Prima di dare il risultato passo la parola al sindaco che vuole fare l'intervento. No? Andiamo. Si alzano tutti e vanno via, sindaco. Lo dico per esperienza. Presenti 34, votanti 34, maggioranza 21, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 1. La parola, la unità di priorità è approvata, passiamo la parola al sindaco Nato. Solo da un lato per ringraziare personalmente Renzo Mazzer e gli uffici per il lavoro fatto e credo che tutti condividiamo questa sera il lavoro che ha fatto il consigliere Walter De Bortoli, lo dobbiamo sottolineare. Il sindaco, mi aspettavo, colpo basso, grazie. Se non altro per l'anzianità di questo consiglio. Come tanto dalla riunione dei capigruppo, penso che non ci sia il tempo di affrontare la successiva mozione, per cui chiudiamo i lavori alle 20:15, alle 22:15, sì, scusate, dichiaro chiusi i lavori del Consiglio Comunale, il Consiglio viene riconvocato a domicilio. Grazie, buona serata.